E quello che state ascoltando è Fumble. Fumble! Fumble, che è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano, in Italia e all'estero e nel resto dell'universo. Anche se nello spazio non si sentono i podcast. No. Non c'è l'aria. Nel vuoto cosmico. Nel vuoto non si sentono. Non si possono sentire. Ma noi siamo questa sera in diretta con un'altra puntata di Coriolis. Yeah! In cui giocheremo il passato di Ron. Ma prima di arrivare al passato di Ron, c'è un'altra cosa estremamente importante da annunciare, e cioè che sono aperti i preordini di La Corte di Oberon e Spartan G. Bravo Fabio, che sei stato il primo a comprare tutti e due i manuali dopo 4 minuti che avevamo aperto i preordini. Grazie. Grazie a tutti gli altri che hanno già fatto il preordine in giornata. Potete preordinare facendo la spedizione a costo zero con ritiro a mano al Modena Play, quindi li comprate adesso, li ritirate poi in fiera. Se lo comprate adesso vi arriva già subito il PDF, quindi potete anche già iniziare a guardare come sono fatti. E se anzi volete vedere come sono fatti, ve li possiamo far vedere. Eccoci, eccoci, dai, facci vedere che almeno a casa hanno un'idea. Abbiamo i due manuali, uno della Corte di Oberon e l'altro di Spartan G. Sono tutti e due dei piccoli manualetti di avventura, ma pieni di roba fino all'orlo. In tutti e due ci sono personaggi già fatti, ci sono mostri, c'è ovviamente l'avventura di Oberon che vi porta dall'inizio alla fine alle estreme conseguenze. E in Spartan G ci sono ben 10 episodi della serie TV Spartan G. Ognuno con il proprio cattivo, la sinossi dell'episodio, e vi potete quindi giocare almeno 10 sessioni di Gattai così poche pagine. In così poche pagine, perché Gattai è bello concentrato. Comunque devo dirlo, tu lo sai che io sono sempre molto pignolo sulle cose e soprattutto sincero anche quando ha il mio discapito. Le copertine sono sempre bellissime. Tutta sì. Farina del mio sacco. Se tu mettessi questo stesso impegno nel lavoro, adesso saresti probabilmente imperatore dell'universo. Potrei iniziare a pensarci a questo punto. Apri un cantiere, va. Ma in realtà questo è lavoro, quindi va bene. Sì, giustamente. fumblegdr.it/shop, trovate tutti i giochi in vendita. Ci sono anche dei bundle già fatti che potete ritirare, ovviamente anche quelli al Modena. Ciascuna avventura con il gioco di riferimento, così potete portarvi a casa tutto in una bundle. Botta sola. Io ho detto tutto quello che dovevo dire e lascio la parola al nostro ottimo Dungeon Master. Addirittura ottimo, wow, complimentone. Beh, è il mio passato, dobbiamo giocare, quindi devo tenermi buono. Prima abbiamo detto, perché amiamo il gioco di ruolo, quindi. Allora. Non è detto che amiamo te. E va bene così, no, cara. Ci eravamo lasciati nella base scientifica sul sistema di Amura. Base scientifica è tutta una grande citazione di Gattai. Avete un dato in più a tutti i tiri, quindi. E tu stavi ritornando indietro alla Talisman. Perché dovevi... No, alla Talisman, scusate, la Talisman è alla deriva nello spazio. Alla Qajar. Perché dovevi sabotare la Qajar in qualche maniera... Riparabile. Perché così il primo che ci fosse salito dentro avrebbe dovuto spenderci delle ore prima di poter sparire con la nave. Fai per aprire il portellone della nave, ma è chiuso. Chiuso e fai per chiamare quella all'interno. Il mozzo Bob. Bob, rispondi, Bob. Non ho voglia di chiamarti col tuo vero nome. Non te lo ricordi. Bob, neanche. No, infatti, Bob. Povero. Non te lo ricordi neanche tu, cancella. È Bob ormai. No, l'ho chiesto tutto fare, calma. Inizio a bussare sulla. Tu inizi paratia. A bussare su questa paratia e non ricevi nessuna risposta all'interno. Forzi la paratia, tanto sai come fare la tua nave. Entra all'interno e non c'è nessuno ad aspettarti. Inizio già a preoccuparmi e a ricordare
Un brutto ricordo. Un pessimo ricordo. Di cui tra l'altro ho avuto modo di parlare poco fa. Già. Vi ho parlato del tuo passato su Davanan. E del questo tuo, quanto pare, nemico giurato, Shariar. L'uomo che ho giurato di uccidere. Se sapessi che Zero gli ha spaccato tutte le scimitarre, gli ha distrutto casa e l'ha quasi inguaiato, forse ti sarebbe più simpatico. E però... però torniamo lì. Lui è la fonte di tutto questo tuo odio, che hai appena condiviso con i tuoi compagni, ma che ancora stenti a far passare dalla tua mente. Ti riporta alla mente quando sei entrato in quella stanza vuota ad aspettare colei che amavi per scappare, ma non c'era nessuno. Avevi fatto tutti i preparativi del caso perché dovevi sfuggire dal gioco di Shariar nel suo distretto, chiamiamolo così. L'harem. Suo distretto, che praticamente era una piccola città dentro la città. Si era creato addirittura una fortezza al centro di questo spirale, dove lui tesseva la sua rete. E la sua rete passava dai commerci illegali, al mercato nero e soprattutto a quello del piacere. Il piacere più sfrenato e anche proibito, ma dove tu sei cresciuto. Un'infanzia difficile. Ecco perché sei abituato a pulire schifezze. Già. Non hai idea di quello che ho dovuto pulire. No, un'idea ce l'hai, quello è il problema. Un'infanzia difficile, ma che ti ha fatto crescere forte nel carattere. E soprattutto ti ha fatto trovare, a discapito di molte altre persone, un lavoro sotto l'ala oscura di Shariar. Come suo tutto fare. Intendiamo tutto fare, sia pulire quello che c'era da pulire, sia far sparire chi c'era da far sparire. Il tutto succede quando tu ti ritrovi ad avere un ordine di far sparire una certa persona, Shahrazad, che purtroppo conosci fin troppo bene. Come hai conosciuto Shahrazad? Shahrazad purtroppo l'ho conosciuta perché era una delle ragazze che abitavano all'interno dell'harem di Shariar. Era una delle più intelligenti sicuramente e riusciva quasi sempre a convincere gli uomini che volevano passare le giornate e le notti con lei a passarle in maniera diversa, parlando, condividendo idee e pensieri piuttosto che nel letto. E io ero anche mosso da questo suo approccio alla vita che le si prospettava davanti, chiusa per sempre tra le mura dell'harem, perché vedevo in lei quello che io non ero riuscito a fare, cioè cercare una via di scampo a una vita che non potevo scegliere di fare altrimenti. Certo. Perciò lei era la mia persona preferita all'interno dell'harem e ne ero innamorato. Quando Shariar mi ha chiesto di farla sparire e io sapevo che cosa intendeva Shariar con farla sparire, ho deciso che era arrivato il mio momento di cercare una via di uscita da tutto questo e ho pensato l'unico modo che ho in questo momento è convincere qualcuno che si trova nell'harem o vicino all'harem. Vicino perché tu sei uno dei pochi, essendo un tuttofare di alto livello,
che ha il permesso di uscire dall'Arem. Tutti gli altri sono schiavi di Shariar e non possono uscire dall'Arem. Quindi la mia idea è stata di andare nello spazioporto più vicino, cercare qualcuno con una nave, convincerlo come posso a portare via me e Shahrazad, e nella peggiore delle ipotesi solo Shahrazad. Ecco che in uno dei bazar vicino a questo postaccio si ritrova Zero, che ha lasciato andare Samad con la Calypso per fare, non dico qualche giro di prova, ma vedere se il pilota era abile, se la nave funziona. Questo è bene. Dopo quello che è successo, appena dopo, cioè qualche mese. Un po' dopo. No, quindi in realtà Zero è anche tornato con la scusa di provare Bob, il nuovo pilota, quell'armadio a 5 ante, muscolosissimo, sì, che ci sta a malapena, ma è agile come una faina. Mm-hmm. Ha detto a Samad che era per portare Bob a fare un giro di prova. In realtà Zero vorrebbe anche vedere se c'è qualcuno che lo sta cercando, perché è la prima volta che torna a Dabaran. Esatto. Se c'è qualcuno che lo sta cercando, se ci sono tracce, sì, dell'amante in realtà di è... Samad e finirlo. In realtà è passato qualche annetto. Sì, non è però, così nell'immediato. Però era un importante esatto. Samad. Quindi vuole vedere se ci sono ancora tracce da cancellare al modo di Zero. Soprattutto la traccia più importante, quella di, non mi ricordo il nome del personaggio di Alice, Omar. Quella di Omar, che sicuramente prima o poi deve andare a trovare il senza volto. Assolutamente, se non l'ha già trovato, era un poveraccio, inseguito anche dalle guardie della famiglia di Samad. Sì, non era in una bella posizione. Zoppo, sfigurato, inseguito da tutti. Mi sono sentito troppo in colpa quando mi sono messo a urlare, però. Ma va bene così. Mm-hmm. E arrivi nel pianeta di Dabaran. E a questo punto direi che se vuoi. Sono camuffato. Non ho il mio vestito solito elegante, ma sono un po' tipo da mercante. Puoi avere anche una maschera addosso, non sarebbe inusuale. Buon volo, Bob. Hai fatto un buon volo. Ah. Potresti durare più dell'ultimo. Eh? Non ti preoccupare. Che vuol dire? Va bene che io ho accettato di lavorare per voi da poco. Che vuol dire più dell'ultimo? Beh, ho accettato anche di chiamarti Bob. Ma cos'è sto esatto, chi è sto soprannome Bob? Beh, ormai è il tuo nome, non è un soprannome. È un modo per dirti che vabbè, sei parte dell'equipaggio. Ah, vabbè. E poi Samad ogni tanto ha cose più importanti su cui concentrarsi che ricordare i nomi del pilota. Itri, Bob, vabbè, basta che poi mi pagate a me. No, anche perché visto che è andato bene questo volo, Samad c'è un po' affezionato, ma io stavo cercando di sostituire il nostro pilota, quello della Talisman. Sì, spero che il signor Samad... Della Calypso. Facciamo casino anche era Talisman, poi è tornata Calypso, poi adesso di nuovo Talisman. È per quello che la nave sbrocca. Purtroppo, anche se è un ottimo pilota, non mi fido molto dei suoi vizi. Più che vizi, o quello la chiamerei dipendenza acuta, però... Non so come riesce a guidare la nave. Beh, siamo qui, io devo fare un po' di domande in giro, tu fai rifornimento... Non è che sono sveglio, è che ho rifornito l'antigelo 3 volte alla nave. È un problema tuo. No, è un problema di liquidi. Non abbiamo ancora nessuno, visto che Samad si è indebitato per prendere la nave, non abbiamo ancora nessuno che sia in grado di gestire tutte le piccole cose della nave. Sì, quindi io... per il momento sei il tuttofare della nave. Io faccio il possibile, ma... Anche perché un pilota ce l'abbiamo e ci vorrebbe un ingegnere. Ma a parte questo, tu sistema la nave, controlla i rifornimenti, controlla tutto, io ho dei giri da fare, delle persone da salutare. Va bene. E vedi, assicurarmi che siano in salute. Ok, nessun problema. A dopo. Tu mi avvolgo. Ti avvolgi con lo sciarpone da deserto. Nel turbante. Sì, e inizio ad andare prima verso il quartiere. Alto? Quello dove c'era intrappolato Kabul Ifran. Sì, Ifran.
per poi fare solo domande così un po' sparse sulla casata. Mm-hmm. E se non noto niente di particolare, tornare e magari vedere se riesco anche a fare qualche affare. Ok, tirami infiltration su empathy. Infiltration su empathy? Sì, cambiamo perché stai cercando di ottenere delle informazioni niente. Senza farti... Sta anche urlando, ehi, sono qui! No, no, vabbè. Se spingo, sì? Il punto si trasla alla sessione nostra? O lo puoi usare solo in questa? Facciamolo, usiamo solo in questa, allora, dai. Spingo. No, no. No, no, non darmeli. Un successo. Troppo godimento. Un successo. Prendine uno. Sì. Beh, ti do solo quelli. Ah, stasera. Non mi dai il sacchetto, Io vado il sacchetto della vergogna, non me lo dai. Allora, Kabulifran era partito con voi sulla casa. Sì, sì, sta con Samad. Quindi quello sanno che probabilmente adesso è Samad nave. Che sta andando a controllare se sta si è sistemato a Coriolis. Sì. Per il resto sai che nella città c'è stato tanto trambusto, soprattutto nella famiglia di Samad. Scusa, prima di fare sì? il giro io ho pregato il senza volto per darmi la forza di cancellare le mie tracce. Va bene. Dammi la forza di cancellare le mie tracce. Quindi lo mettiamo su Ranged Combat. Su Melee Combat. Ah, su Melee Combat. Sì, sì, mi sono portato la spada. Spada nuova, Durasword. Vabbè, adesso stavo dicendo che tu hai fatto alcune domande e hai scoperto che la famiglia di Samad ha avuto dei grossi problemi a riguardo di questo debito che si sono accollati. Però lo stanno pagando? No, hanno trovato una via legale per scaricare il debito sul figlio. Ma è ancora il figlio? E no, perché poi l'hanno disconosciuto. Okay. Bene, per sganciare il debito l'hanno scaricato su Ifran e su Samad. Fatto questo, su di me si dice qualcosa? O su di te eri tu eri sempre la guardia del corpo nell'ombra, quindi pochi sanno il tuo nome, però da quello che hai domandato a giro sembra tranquillo, non ci sia, sembra che sia passato troppo tempo al momento. E non è un problema che Samad, anzi, perché secondo me, visto che Samad dovrà pagarlo tutto da solo, perché Ifran molto probabilmente non lo stiamo sentendo da un po', dovrà pagarlo tutto da solo e sicuramente le sfide lo aiutano a crescere. No, Ifran lo avete sentito e soprattutto vi ha messo in contatto con suo zio, Yedrisi, con il quale avete avviato delle varie pratiche commerciali e con cui riuscite in qualche modo a ripagare il debito della nave, non farvi arrestare. Sì, per il momento trasportiamo roba, oggetti. Anche informazioni. No, no, informazioni di... ancora no, facciamolo dopo. Informazioni lo facciamo dopo, va bene. Infatti la Calypso aveva il comparto sotto per il contrabbando. Perfetto. È nata così. Solo che Zero è un po' contrario al contrabbando perché è troppo facile scoprirlo. Mm-hmm. Certo. Però è anche abbastanza stupido da non pensare al contrabbando di informazioni, quindi... Giusto. Quindi tu sei andato a giro, appunto, così... Mi sono informato e poi torno allo spazioporto per vedere se si può fare un ultimo affare dell'ultimo minuto per rendere fiero Samad e dare una piccola tacca al debito per far finta che anche io lo sto aiutando per il debito, ma in realtà voglio che se ne occupi lui, perché lo aiuta a crescere. Dove vai a cercare questo piccolo lavoretto? Beh, io direi che conoscendo un po' i bassi fondi e occupandoci di contrabbando, chiedo se qualcuno ha bisogno, cerco di informarmi se qualcuno avesse bisogno di spostare merci in maniera rapida, sicura e veloce. Ok. Ti direi quindi di fare un tiro di, come prima, manipulation. Più manipulation se ce l'hai, se no anche infiltration and empathy come prima. Non sono molto forte in empathy. Non parli mai, stai sempre nell'ombra. Un successo, vedi? Bello se stai. Tiri pochi dadi, non funziona. Pochi dadi. È contro ogni logica. Massimo 3 dadi. Sì, infatti 4 ho fallito prima. Allora, c'è qualche lavoretto allora di
trasporto, quindi di poca roba, che sia anche fruttuoso, perché illegale qualcosa puoi trovare, però sei con l'Ulisse. Può venirmi però un'idea, visto che siamo con l'Ulisse, che è piccola, la cosa migliore da contrabbandare sono probabilmente persone. O informazioni. Sì, beh, se c'è qualcosa di così leggero che qualcuno un vuole pad spostare, con sì, delle informazioni è un modo sicuro di portare quello, anche persone, perché comunque io posso fare, cioè, documenti falsi, sono in grado anche di forgiarli. E quindi potrebbero anche essere parte del nostro equipaggio, che devono andare da qualche parte, ma in realtà è gente che se ne sta andando. Tanto la Calypso la dovete raggiungere su un altro sistema, certo. Potete dare uno strappo a un'altra persona dal sistema a sistema, nessun problema. E chiaramente gli strappi che fanno avere più soldi sono quelli che non dovrebbero essere dati. Assolutamente. Ora, tu ti informi un po' in maniera discreta su chi avesse bisogno e senti che c'è qualcuno che si sta informando per l'appunto su quello di cui tu hai bisogno. Ti avvicini a lui, a questo figuro avvolto in mantelli neri. Io tra l'altro pure sono avvolto in mantelli neri, quindi... Quindi con la dura sword quando ci vediamo di fronte facciamo così, ci muovete a specchio. Il mio doppelganger. Ho già un tappeto sulle spalle che non si sa mai. Sì, perché hai portata tu la consuetudine del tappeto. Ma io poi tu infatti a venire qua a fare fumble perché siamo su un tappeto enorme. Dovreste badare. Ci vuole poco, però non è arabo, quindi. Ah, ok. Vabbè. Ho anche un altro tappeto di là, però, se ma io di là non ci metto più. Mi dicono che avete una piccola nave che sta per partire. Sì, è così. Mi dicono anche che il vostro equipaggio ha un paio di persone in più di quante voi vi ricordaste. Lo dicono persone che sanno di quello che parlano? Lo dicono 1500 piccole persone. E avanzo un sacchetto. Abbiamo proprio un paio di persone libere, ma prima di partire abbiamo bisogno anche di qualcos'altro. Di cosa? Il nostro cargo è grande, abbiamo bisogno di, non lo so, fare rifornimenti, qualcosa che può valerci qualche soldo dall'altra parte del sistema o su tutt'altro sistema. Io scosto un po' il mantello che mi copre praticamente fino alla faccia e tiro un pezzettino fuori, un datapad. È quello di cui parlavano prima. Considerando che io non ho idea di quanto possa valere, perché non ci capisco molto di quelle cose. Un datapad di per sé non vale, esatto, un cazzo. Quindi io non so bene quanto può valere anche quello che c'è dentro il datapad, quindi. Però c'è il simbolo del sindacato sopra. E io so qual è il simbolo del sindacato, perché non è che è nascosto il simbolo. Sì, allora quando mi fa così, io faccio così con la mano, guardando da un'altra parte, guardandomi intorno se c'è qualcuno che sta guardando questa interazione. Osservation. Mi guardo intorno anch'io. E beh, vedo che lui si gira effettivamente. Quindi lui si gira a destra, se ti gira a sinistra. A specchio. Specchio. Un successo. Anch'io. E tre vantaggi. Io no, ho fatto 3-4. Allora. Ok. No, non... ci avete i vantaggi, scusate? Io sì. Quanti? Io no, 3. Come? Tre vantaggi. No, pensavo fosse un 5, un 6, scusa. No, questo è un 6, sì, e sì, questi sì, sono sì, tre sì, vantaggi. Sì. Tu noti? Tu allora, qualcuno che vi stava osservando c'è, da quanto tempo lo stesse facendo? Non ho idea. Ma è qualcuno che ci sta osservando in maniera losca, tipo il tizio sul balcone nel futuro? O è qualcuno che ci sta osservando perché stanno facendo affari e ogni tanto si girano e ci guardano? Fatto un successo.
Sì, ti ha dato quelle impressioni, infatti. L'osca? No, più il tizio. E non lo sai. Stanno facendo gli affari loro. Sembra affari loro. Se non lo però so, uccido, te lo dico. Però non ne hai la certezza. Il tuo sospetto non è così forte da averne la certezza. Forse è meglio di finire di mettere i puntini sulle i da qualche altra parte. A te dico la stessa cosa, ma con un'aggiunta. Riconosci tra queste persone un volto noto. Affan. Culo. No! Dai, scusa. Bene, cioè, faccio un altro nome, che cazzo. Me l'hai proprio messa servita su un piatto d'argento. Sul culo te l'ho servita. È lì. Va bene, prendiamo il generatore. No, hai detto Affan. È Affan, ormai si chiama Affan. È Canon. È Canon Affan, addirittura. Affan Canon. Questo è come lo spazio, mi correrà per la vita, ho capito. Assolutamente sì. Affanculo. Vabbè, culo sarebbe cognome. È il soprannome, Igwe. Nell'arem. Affan Igwe. Che sai essere anche lui un tuttofare. Però che c'entra? Tutti tuttofare del tuo livello, e lui come te, hanno la possibilità di uscire dall'arem. Sì, però proprio andare a sbandierare i fatti miei davanti a qualcuno che mi può riconoscere non mi sembra. Non mi sembra il caso. Quindi rimetto il datapad a posto e faccio un cenno con la testa. E io lo porto al parchetto dove ci trovavamo con Omar, Samad e Momar. Momar. E quindi vi muovete furtivi. No, beh, neanche troppo. Io cerco però di se posso passare in mezzo. Io un po' di meno, ma per non andare troppo nell'occhio con la furtività. Ok, diciamo. Infiltration e chi guida chi? Io perché lo porto al... Beh, sì. Okay. Allora era quel piccolo parchetto con le entrate, con i vicoli dove mettevamo le trappole, ti ricordi? Tu non c'eri, hai ascoltato la puntata? No, okay. Ho ascoltato la puntata, sì, ora me la ricordo. Il parchetto tipo la zona privata sì, da ragazzini. Sì, capito. Tira uno di due, perché se uno guida l'altro... Ah, giusto. Io tiro 5. E allora ti do una mano. No, una non più. Una. Quindi non farei neanche un 6. No. Un 6 e due vantaggi. Hai visto? Uno dei vantaggi è che mentre andiamo lì, io sposto per la via quella dove si vede che ci si può entrare, perché le altre sono un po' nascoste, e credo che il fatto che le altre siano un po' nascoste mi gioca un vantaggio. E l'altro vantaggio è che mentre andiamo lì, io prendo il coperchio di uno dei bidoni, lo metto un po' traballante, sposto un pelino il bidone in modo che se qualcuno passa lo tocca, quello cade e fa rumore. Ok. Vi avvicinate a questa piazzetta, tu sistemi le tue trappole. Sì, mentre passiamo al volo vede proprio che sposta. Sì, sì, proprio metti il coperchio in bilico alla fretta, che se qualcuno lo urta cade e fa un rumore tremendo. Quindi, allora, non mi interessano nomi, non mi interessa sapere neanche perché, anche perché di solito per queste cose immagino che sia nel tuo interesse non farmelo sapere. Quello che mi interessa è che io quelli so riconoscere quanto valgono. Quello, oltre a essere molto pericoloso farlo vedere qui in giro, non ho idea di quanto valga, ma c'è qualcuno sulla nave che potrebbe saperlo, quindi spero per te che tu non stia mentendo sul valore. I nomi qui dentro potrebbero ripagare la vita di diverse persone. Sono molte persone che perdono la vita quando vengono a Dabaran e molte che la perdono quando la lasciano. Finché siete con noi... Perché ha chiesto per due persone, quindi immagino sia qualcun altro. Finché siete con noi, avete anche supporto e protezione. Ma se le cose si fanno troppo grosse, siete per i fatti vostri. Siete coperti per il valore di quello che portate. Mi sembra corretto. Dove? La mia nave è lo spazioporto. E pensavo di partire entro qualche ora, ma possiamo partire anche subito.
Avrò bisogno di un attimo di tempo per trovare l'altro membro dell'equipaggio. Un paio d'ore dovrebbero bastare. Puoi non rispondere, ma si tratta di entrare in territorio del sindacato? Si tratta di uscire. Penso un attimo, ma questo non è territorio del sindacato, quindi entrare e uscire. Quello che mi interessa è uscire. Non ti dispiacerà se ti accompagno? Ci sono delle informazioni che vorrei avere. Lo squadro un attimo, mi sembra uno che comunque ci sa abbastanza fare. Sembra proprio di sì. E poi ricordi anche un altro problema. Se vuoi portare fuori qualcuno da questo posto, che tu sai benissimo che è l'AREM, c'è un sistema di controllo impiantato sugli schiavi a forma di microchip che, se superi il confine dell'AREM, rilascia una neurotossina che ammazza la persona. Quindi devi trovare in qualche modo un sistema per disabilitare questa microchip. Le cose sono due: o trovi un super ingegnere o un biomedico che ti sappia rimuovere il chip senza che si attivi, o vai al centro di comando e in qualche modo disabiliti il radiocontrollo per un po' di tempo, lo disabiliti per sempre facendolo esplodere, insomma, quello lo ragioni tu. Però questa è la difficoltà per far uscire la tua amata da qua. La vostra ciurma ha una persona medicalmente esperta? Non la definirei proprio persona. In che senso? È libera? No, pensando ad Al. No, io sto pensando al futuro. Io non ho ancora il punto in medio di Giorgi, quindi... Neanche Eric, ma questo non l'ha fermato da cercare di... Abbiamo un'infermeria e un sistema computerizzato molto competente. Potrebbe volerci un po' se fa qualcosa di strano o raro. È in grado di agire dall'orbita? Come immaginavo. Okay. Quindi purtroppo non mi sarà di aiuto in questo caso. Mi servirà forse allora una mano in più nel portare fuori la persona. Beh, in questo caso ti chiederò l'anticipo del sacchetto, che almeno puoi stare sicuro che fai parte della nostra ciurma per il momento. Ti chiamerai Bob. C'è già Bob, quindi non c'è bisogno. Allora ti chiamerai Ron. No, ora hai capito perché ho messo Bob in gioco, perché sennò eri tu il Bob. Beh, ma lui non deve far parte della nostra ciurma. Ma c'era il rischio. Poi se lo chiamavi Bob sicuramente. Quando vuoi andare? Sappi solo una cosa: se qualcuno dovesse vedermi o riconoscermi, ci potrebbe essere qualche cadavere sulla nostra strada. Non è assolutamente un problema per me. Immaginavo che chi cerca di andarsene dal sindacato non abbia problemi a lasciare dietro qualche cadavere. Questi sono gli affari che mi piacciono. E mi rimetto il coso, controllo se la spada è a posto e aspetto di seguirlo. E ti spiego. Ah, comunque, zero. Io allungo la mano, vedi che mi fermo un attimo e poi ti dico: Ron, zero, è plausibilissimo che lui sappia tutte queste cose, perché mi ha fatto il cazzo. Quindi la sa male. Ti spiego mentre andiamo verso l'AREM la questione del chip. La mia prima idea è: si taglia il braccio. Ti dico che quella è fuori questione. Proprio. Anche perché non è proprio nel braccio. Dov'è? Nella nuca. Non è una... Io non sono molto esperto nel rimuovere cose dal corpo lasciando il corpo intatto. Ma potresti darmi una mano a manomettere il sistema di controllo centrale.
Anche la tecnologia non è la mia parte forte, ma posso aiutarti a manomettere chi controlla il controllo centrale. Sarà più che sufficiente, alla tecnologia ci posso pensare io. Non immagino come lo manometti. Manometti! Lui, Zero è un tecnico degli umani. Li spegne e non li riaccende, però li spegne. Ha provato a spegnere e riaccenderlo? Ah, perché devono potersi riaccendere? Pensavo fosse solo spegnerlo. E lo seguo, guardandomi sempre un po' attorno, perché comunque, ok, sono passati anni. Sì. E in teoria noi abbiamo ammazzato tutti quelli che ci stavano venendo contro, solo Omar, che non credo sia rimasto qui. Quindi in realtà no, allento lievemente la guardia. Allora, entri in un posto che avevi sentito parlare di questi sobborghi. Questo specie di muro fortificato che c'era all'esterno è una cosa recente, perché soprattutto è fatto di metallo. Sì, è fatto di metallo. È dell'arem, è fatto di metallo per forza. Certamente. E fatti capire che entri in un poco di metallo. Le case sono sia baraccopoli, ma più ordinate. Vedi che per strada c'è pochissima gente, perché chi va o va a colpo sicuro o fa questa strada il più velocemente possibile per arrivare al centro. Io quando passo guardo solo un'occhiata al muro. Il muro di metallo è alto un paio di metri e vedi che non ha né filo spinato né niente di particolare, ma ci sono delle aste di metallo che ogni 3 metri escono in verticale. Tipo antenne. È tipo antenne, dopo che ti ha detto la storia del team del chip. Ah, mi hai detto che uno non può uscire senza morire. Uno degli abitanti di qua dentro. Ah, io ti ho chiesto mentre eravamo per strada, non c'è un antidoto a questa tossina? Fammi un tiro di... non calcio perché non Wits. E basta perché non c'è nient'altro. Survival. Prova manipulation. Non lo fai con nessuno, ma qualcuno magari ti ha parlato e ti ricordi. Sì. È successo. Posso farlo anche io, che in teoria sono anche mentendo di veleni? Bene. Non su manipulation, te su culture, se ce l'hai. No. Allora, se non ce l'hai, survival. Quindi no. Wits. Vabbè, wits. Le generali le puoi sempre tentare, le avanzate no. Ok. Niente. Allora, un successo. Sai che questo microchip, se è fatto di un particolare metallo, e tu sai che è composto principalmente da titanio, può essere attaccato da dei nanobot. Quindi è proprio un antidoto fatto di questi nanobot che disgregano il titanio e quindi invaliderebbero il chip e il veleno. Il veleno ovviamente è in una capsula di microvetro che non è che si rompa se viene distrutto il microchip e quindi non si attiverebbe. Poi ci sarebbe il problema di togliere la capsula. Rimuovere lo stesso però. Però ti puoi allontanare. Puoi una bella muro. Bomba MP. E che gli fa? Non spegne. No. Però potrebbe spegnere la torre. Potrebbe spegnere la torre. Ma quello hai una bomba MP? No, perché sono... hai presente i cellulari che ora si ricaricano mettendoli wireless? Sì. Ecco, questo funziona alla stessa maniera. Se si riceve il segnale radio, è il segnale radio su quella determinata frequenza che dà anche l'energia per attivare. Okay. Andiamo. Lo seguo. Quindi avete 3 scelte. No, 2, perché il medico non l'avete trovato. No. Però anche lì magari potresti conoscere qualcuno nell'area che è capace di farlo. Sai per caso chi li impianta? Perché quello è un medico che lo sa fare. È vero. Sì, ma difficilmente riusciremo a convincerlo a rimuoverlo. Sono molto bravo a convincere le persone. Può essere vero, ma è un rischio secondo me molto più alto che cercare di arrivare al centro di controllo. Non potranno poi attivarlo. Il vecchio vive nelle stanze di Shariar, non lo lascia allontanare Shariar. Mai. Sì. È l'uomo che gestisce tutto l'arem.
Deve essere un nome abbastanza comune qui. Non so, io conosco solo questo, Shariar. Io mi ricordo che gli avevo fatto esplodere la testa. Leggermente. Prova a descriverglielo. No, ha una cicatrice in volto, non zoppica, non ma direi che non assomiglia per niente. Allora probabilmente è un nome comune. Sta di fatto che Shariar non è una persona che lasci allontanarsi dalla sua vista le persone che reputa necessarie alla sua sopravvivenza. E il vecchio è una di queste. Come ti ho detto, non mi intendo molto di queste cose un po' troppo avanzate. Ma non c'è quindi il rischio che venga riattivato mentre siamo allo spazioporto? Ha una gittata massima dal muro? Non è impossibile, ma è un rischio che credo dobbiamo correre. Sono solo un accompagnatore. In più, se noi distruggessimo la torre di controllo, anche molte altre persone dell'Aren potrebbero probabilmente scappare, dandoci modo di coprire le nostre tracce. E poi ogni tanto è un bene che qualcuno porti il cambiamento fuori da mura dove è intrappolato. Io devo un po' la strada prima di andare verso il centro per passare vicino alla baracca dove vive Shahrazad. E arrivati fuori ti prendo un attimo da parte e ti dico: aspettami qui 5 minuti. E vado verso la baracca. Se qualcuno dovesse farmi domande, perché sono qui? Come tutti quelli che vengono all'Aren per divertirti. Plausibilissimo. Sì, poi c'è un sacchetto pieno di soldi, quindi. Entri nella baracca di Shariar. Shahrazad. Sì, Shariar. Ma Shahrazad poi non era la tizia quella con cui abbiamo parlato noi nel prequel, giusto? Quella che abbiamo salvato? No. Ok. Quella era già anziana. È una baracca povera, fornita di pochi mobili, un po' rattoppati, ma comunque tenuta con un ordine e un'eleganza femminile. La cosa che ti ha sempre colpito di questa stanza. E il comodino messo all'ingresso, sempre. Il comodino trappola. Ti ha colpito. Dei pezzi di Lego per terra. Tutte le volte. Lei è lì che sta cucinando qualcosa perché è quasi ora di pranzo. E diciamo che la porzione sembra per due. Che carino. Ti attendeva che tu arrivassi. Lo fa spesso. Al massimo erano gli avanzi per cena. Mi avvicino, le faccio poggiare la roba che è in mano e le dico: questa è una cosa di cui non ti dovrai più preoccupare da oggi in poi. Sarà mio compito portare del cibo sulla tua tavola, non il contrario. Come puoi dire questo? Come possiamo? Tra un'ora io e te saremo fuori di qui. Tu vaneggi. No. Non sono mai stato così serio in vita mia. Questo posto non può continuare a spremere la vita fuori dalle tue membra. Questo è l'ultimo giorno che passi qua dentro. Ma come faccio? E fa per alzarsi il ciuffo? A quello ci penserò io. Tra un'ora tornerò e tu saprai che è il momento di andarsene. Perché credo ci sarà parecchia commozione per strada. Non prendere niente che tu non sia in grado di portare senza problemi. La fuga dovrà essere rapida e il più silenziosa possibile. Fai quello che devi fare, ma fai attenzione. Che il senza volto ti celi allo sguardo altrui.
che il messaggero porti il mio messaggio a Shariar. Mi rimetto il mantello ed esco. Mi sono appoggiato lì e sto contando in mano i soldi. Mi guardo per strada se Affan è ancora nei paraggi. Andato in culo. Se magari arriva tutto di corsa, affannato lo chiamiamo allora in quel caso. Ti odio. Hai scelto tu, non l'ho scelto io. Vai, faccio questo esercizio. Boom. Boom! Due successi, tre vantaggi. Allora, no, se cerchi proprio Igwe. Non sì, lo vedi. Cerco proprio lui perché era quello che ho visto per strada e quindi è quello che... A meno che non stiano facendo una rete di spionaggio intorno a me. Però hai la sensazione netta che ci sia più di una persona che ti stia tenendo d'occhio dai tetti. Li vedi che queste persone sui tetti, sì, appena sei uscito di casa, hanno... qualcuno si è abbassato. Un altro da un'altra direzione della strada lo vedi che proprio ha scostato una tenda, quindi sei sicuramente osservato. La casa di Sherazade è sicuramente messa sotto controllo. Tu, Ziro, di tutto questo non ti sei molto reso conto perché mentre tintinnavi i soldi, beh, una avventrice, stavo tintinnando i soldi e mi stavo guardando intorno. Un'avventrice si è avvicinata, ma in un certo caso una persona sbagliata. Ho capito, ma tintinni i soldi fa sì. Il suo lavoro. E ha fatto per rimorchiarti. Magari più tardi, dove vivi? Qua proprio vicino. Ci vediamo dopo. Ti aspetto. Non vedo l'ora. Ammazza, oh. E ti fa un occhiolino. Sta facendo quello che pensa farebbe qualcuno. E ti fa un occhiolino e si allontana. Smetto di tintinnare i soldi perché a quel punto penso che sia una brutta idea. Beh, io esco dalla casa di Shahrazad e raggiunti. Ti faccio cenno di andare avanti. Tu gli dai inizio ad andare in quella direzione che mi hai indicato. E vado verso il centro. Vedi, la torre al centro è una struttura abbastanza particolare perché richiama quasi una piramide. Assolutamente sì. Gente con i soldi, sai. Invece di pagare i debiti delle navi, vuole le stelle di cabine di lusso. No. Ste cazzo di cabine di lusso. Tra l'altro, la Kajara una volta aveva le cabine di lusso, ma gliele ho smontate io. Capito, Samad? Per fare lo spazio dell'armadio dove nasconderti con, certo, la tizia. Esatto. Era un regalo che avevamo fatto. Bene. Allora, vedi che questo palazzo ha base triangolare e a forma di piramide, quindi è un D4. Che spreco di spazio, penso, mentre vado. Ha a metà dell'altezza un ingresso che sembra un hangar. Da questo ci sono tre ingressi sui tre lati della base della torre e varie finestre che si affacciano in maniera un po' fuori dall'asse di inclinazione delle pareti, okay, e che quindi hanno un piccolo spazio a balconata, molto eleganti, però questo solo è perché hanno scelto questo di sulla fare punta. La piramide. Che dici? Però solo questo sulla, sì, punta. Le parti basse non hanno finestre. Vedo se lui mi fa qualche cenno di andare di là, se no mi fermo un attimo e mi guardo intorno come se stessi cercando direzione. È un palazzo, cioè un palazzo, è un triangolo alto almeno una ventina di metri. Perché ci devono, quindi ci entrano delle navi di piccola taglia, okay, o delle motobike, grab bike o le auto gravitoniche, ma niente di più grande di una nave di classe 1, quindi tipo l'Ulisse. Ok. L'Ulisse ci potrebbe entrare. Dal lato poi, dagli angoli e dai vertici di questo palazzo, ci sono tre torri di controllo, alte una decina di metri,
e che sovrastano e controllano tutta la zona dell'harem. Queste sono fortificate e con dei mitragliatori Vulcan. Ok, io guardo Rod se mi fa qualche cenno di direzione. Beh, io lo indirizzo dalla parte che secondo me è quella più sensata. Per il radiocontrollo è proprio la centrale. Centrale. Inizia a andare, però aspetto che lui si avvicini. Mm-hmm. C'è una torre parabolica lì sopra che emette il segnale. Ovviamente lo affianco e lo seguo. Andiamo verso il centro proprio. Quindi entra, non c'è, non vi fanno grosse domande perché lo stai accompagnando, quindi chi è, ti riconosce, anche perché non siete in molti che lavorate qua. E all'ingresso varchi questo enorme atrio e poi ci sono le varie stazioni di lavoro. C'è il, tu conosci bene la zona perché c'è la parte del conteggio dei soldi, le parte dello scambio del mercato nero, che sai benissimo dov'è in questo posto, qui lo fanno nel sottosuolo. Shariar sta all'ultimo piano e se vuoi il medico sta anche sull'ultimo piano. No, è una pessima idea. Andiamo alla stanza di controllo principale. La stanza di controllo principale sta al centro dove c'è l'hangar. Voi potete salire appunto da questo elevatore che sta al centro della struttura e a cerchio c'è la zona di controllo dei vari segnali, circuiti, collegamenti. Okay, io seguo lui perché immagino, vedo che si ambienta facilmente. Beh, anche perché c'è il mestiere qui, qua, quindi. Beh, io vado verso l'ascensore. Qua sai già che cominciano i problemi. Chi c'è davanti all'ascensore? Sono delle guardie? Sì. Io mi avvicino. Ok. Ti avvicini. Devo salire. Dobbiamo salire. Avete un appuntamento? Avete già controllato i nostri documenti. Stop. Dimentica. Ed erano completamente erano perfetti. Giusto, grazie. Figurati, se posso mettermi nei guai da solo. Per una volta che posso usarlo come dovrei usarlo. Giusto. 1 successo e 1 vantaggio. Allora, solitamente il tuo potere ti dovrebbe far dimenticare l'ultima azione relativa a un certo evento. Il vantaggio è che riesci a farlo focalizzare sul chiedere il permesso e chiedere di verificare che tu avessi un appuntamento, sì. E per te quando ti ha detto sì, abbiamo un appuntamento adesso. Esatto. Certo. Sì, prego, aspetta, mi salgo sull'ascensore. L'altra guardia si gira e fa: "Ma che cazzo stai facendo?" Erano due guardie. E beh, che è bersaglio singolo? Sì. Credo, Oh, prendiamo il manuale. Ad Aria non credo ti chiameresti Obi-Wan. Pensavo fosse... No, anche io pensavo fosse bersaglio singolo, onestamente. Io sapevo. Sì, contate, se no lo faccio proprio. Advanced skill. No, è a talent. È a talent. Talisman. No. A talisman. Vabbè, facciamo che agiamo che a singolo. Facciamo che singolo, faccio... Come cosa sta facendo? Abbiamo un appuntamento e siamo anche di fretta. Avete appena controllato. Lo farò anche a lui. Vai. Un successo e 2 vantaggi. Minchia. I 2 vantaggi è perché, cazzo, sì, l'avevi appena controllato. Che domande gli fai? Sì, c'era una difficoltà in più, in effetti. Che però hai bypassato tranquillamente. Singolo. Singolo. È un NPC. Mi ricordavo bene. E poi salgo come se avessi veramente un appuntamento, salgo sull'ascensore. Il tipo si fa per avvicinare per fermarti, in realtà poi si gira e ti apre l'ascensore. Prego, molte signore. Grazie. Lo accompagno. Io lo guardo molto male, lui. È vero, perché non ci crede ai poteri, quindi. E guardo ancora peggio le guardie e dico, forse... Penso tra me e me che vogliano farmi andare via.
e sono dalla mia parte, perché no, tu non cominci, c'è un'altra spiegazione. No, più che altro cominci a odorare puzza di trappola, incredibile. Ecco, stai anche questo. Scandoli una trappola. Sì, che però io faccio parte della trappola. Sì, tu sei la trappola. Salite. Mentre siamo nella società, ti avevo detto che sono molto bravo a convincere le persone. Verissimo. Salite. Anche troppo. Piano. Tengo proprio le distanze dall'altra parte dell'ascensore. Al terzo piano della torre. Non abbiamo molto tempo, si potrebbero insospettire che non andiamo veramente a un appuntamento. Per andare al quarto e al quinto, sa che ci vuole una chiave d'accesso speciale che hanno solo i residenti degli ultimi piani della torre. Dimentica che ci vuole una chiave di accesso. Ci vuole lo stesso. All'ascensore. A lui. A lui. Possiamo salire? Pi, 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 sul tasto 5, ma non va da nessuna parte. Sei autorizzato a stare a questo piano di solito da se fossi da solo? Sono autorizzato a stare a questo piano di solito se fossi da solo? No. No. Quindi qualsiasi persona incontriamo deve essere considerato ostile? Non so se abbiamo abbastanza tappeti. Perché tappeti? Ah, tu forse non conosci l'usanza... No, ma beh, sono quando curioso. Quando devi far sparire qualcuno senza che nessuno veda cosa stai facendo, la cosa più facile è chiuderlo dentro un tappeto. Zero gli si illumina con gli occhi. Qua è pieno di tappeti. Anche è per molto questo utile motivo. Questa cosa nello spazio. Nessuno si ferma a prendere un tappeto che vaga nello spazio profondo. Neanche per strada, ti assicuro. È molto interessante. Dove siamo diretti? Siamo diretti là. Io estraggo la spada. Ed è vero, perché è proprio davanti all'ascensore. La tengo, praticamente tengo la spada di fianco, visto che ho una specie di pantaloni molto larghi, mm-hmm. che fanno svariate pieghe, e sono abituato, e la tengo nascosta, tengo il braccio appoggiato di fianco alla gamba, e la spada è nascosta in una delle pieghe esterne dei pantaloni. Comodo camminare. No, no, difatti. Cioè, si vede che cammino un che po' c'ha così. Il vestito bello largo, che è leggermente rigido dove c'è la spada, certo. Ma... Però posso anche, se uno mi fa, ma c'è qualcosa da gamba? Sì? Sì che ce l'ho. Io tengo più a portata il pugnale. Va bene. Esattamente sulla destra dell'ascensore, alla prima porta d'ingresso, c'è la stanza di controllo del server, della struttura. Voi entrate all'interno e ci sono degli operatori che stanno lavorando. Sono a vari computer. Quanti sono? 4. Io mi giro verso 0 e gli faccio segno 2-2. Io faccio un cenno a sinistra. E mi avvicino verso l'operatore furtivo. Io mi avvicino all'altro. A uno degli altri. Faccio un furtività prima? Allora, no, facciamo un'iniziativa. Dai, ma un furtività per avvicinarmi senza essere visto? Cazzo, ho preso infiltration a fare? Io ho fatto per aprire le porte sono in metallo quando si aprono. Ah, no, se si gira allora io scatto verso uno con la spada. Ok, okay, per questo dicevo c'è un bonus iniziativa. All'iniziativa. Non ho capito che facevano rumore, pensavo non se ne fossero accorti. Magari stavano facendo... Ho perso i beep, gli strip e gli swap. Cioè immagino di essere un po' più veloce, se si apre la porta vedo i tizi e scatto. Facciamo un observation, vediamo se si girano. No! Quindi abbiamo un bonus. O no, o possiamo avvicinarci furtivi. Penso che sia entrato un altro operatore, una persona. Loro sono qui a lavorare. Se allora si io mi faccio dei passi tranquilli e quando sono tipo a 2 metri faccio lo scatto per infilzare la spada dietro il collo a uno e piantarlo sul monitor. Ok, comodissimo. Per me sì, è dritto. E poi la dura sword passa. Melee combat, la dura sword c'ha più 1. Sì. Più strength. Sì. Più... basta. Dei poveri operatori. No, ho pregato però. Come quelli che stanno sulla morte nera. Sanno cosa stanno facendo. Ho pregato però. Quanto è in più? La preghiera è un da 2 dadi. Ti ricordo. Però si consuma, giusto? Però si consuma. E allora no, tiro normale. 3 più 3.
di melee combat più uno della spada. Basta. Solo, cazzo, non so di più. Ah no, aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. No, avevo preso l'altro potere. Un successo. Per colpire basta. Però è poco danno. Spingo. Tre vantaggi. Sì, ma non hai colpito. Ma posso tenere l'altro, no? Sì. Certo. Tieni il migliore, successo. Quello che preferisci. Perché mi basta fare due per fare un critico con la spada. Ma come mi basta fare? Cioè, vuol dire che devi fare tre successi. No, a critico, no, critico uno c'ha la spada. Sì. Cazzo. Fa pochi danni, ma... Sì, però fai critico subito. Sì, io, secondo io ho il talento che inverti i dati, quindi... Giustamente. Tutta posta. gli pianto la spada nel collo, due danni. Ok, due danni. Perché un successo è solo colpo. Quindi no? Fai per piantare la spada nel collo, però come ben dicevo prima, Lo taglio di lato. Esatto, lo tagli di lato, gli tagli un muscolo del collo, quindi non soffrirà più di emicrania. Però no. Sta sgorgando sangue da dietro. Tra poco non soffrirà più e basta. Vediamo. Io dai combattimenti. Basta che non urli parkour. Io dall'altro lato invece faccio un successo e quattro vantaggi. Un successo e quattro vantaggi. Allora, con un successo e tre vantaggi, perché quattro. si può andare anche qua sul vantaggio critico. Sì, non sarebbe il caso, ma quattro vantaggi prendiamoli. Puoi aumentare la difficoltà del prossimo tiro dell'avversario. O fare qualcosa di vitale, di importanza vitale, che per esempio potrebbe essere disattivare l'allarme. Bravo! Che era la prossima cosa che avrei fatto. Perché quello che faccio io, infatti, è con la spada taglio il tizio e con il pugnale che tenevo a portata lo lancio verso l'allarme. Ok. Di lato, quindi spacchi il bottone. Esatto. Si incastra col pugnale, quindi non lo può schiacciare. Esatto. Perfetto. Iniziativa, che questo era un turno molto gusto, ma ora iniziativa adesso, porca puttana. Lascia fa tre successi, due vantaggi. Lascia fa. Beh, con la spada ti ricordo che è andato in più, eh? Ah, l'iniziativa. Ah no, è con il pugnale che è andato in più, scusa. Niente, neanche un successo. Ultimo. A meno che non vuoi spingere. Sull'iniziativa? No. No, prendiamo loro. Un successo e due vantaggi. Quindi uno. Sei primo. Aspetta, sono quattro, Ah, e fai per tutti e quattro? Ok. Beh. No, beh. Giusto per vedere se faccio più di tre successi. Hai detto qua quello di prima solo per i vantaggi. Se non era pari. No. E comunque se facevo zero era prima Claudio. Ma no. Quindi Rob, sta a te. Io finisco. Si possono fare due azioni giusto con delle penalità? Allora sì. È un house rule che ho messo. Puoi bruciare punti di stress che hai qua. Quindi, punti ferita praticamente. No, scusa, dei mind point, mind point. Sì. Ti ricordo che se arrivi a zero svieni. Ok. Per consumare una P in più. Action point. Action point. Perché te hai tre action point per turno. Un attacco e sono due action point. Quindi mi prendo due stress se voglio fare un altro attacco. Uno stress. Se uno stress perché ti avanza un action point. Ah, ok, tanto non faccio il movimento. Esatto. Ok, allora mi prendo uno stress e faccio il primo attacco su quello intonso e mi gioco la preghiera, okay, mormorando senza volto accogli la sua inutile anima che non porterà nulla a questo universo. Mm-hmm. Chi la vuole? Finì nell'oblio. Finì in un tappeto. Finì in un tappeto. Critico. Bella. E un vantaggio. Allora, il vantaggio è un bonus al prossimo tiro su quell'accanto. Ok.
quindi critico. Sì, due dado del 6. Devi dire qual è le decine. Giusto. Ah, beh, tanto tu li puoi flippare. Sì, io li posso flippare sempre. Sempre? Yes, è un talento che ho preso. Executioner. 42. Se no 24. Gli hai tagliato un piede? No, gli hai rotto un piede. Crash and food. Se no 24 era? No, 24. No, gli salta un dente. No, sì, sì. Beh, faccio... sono in ordine di gravità comunque. Sì, sì. Lo colpisco. Comunque sono 4 danni? No, la colpisci due volte o una volta? Una. Allora sono i danni. Un successo. In più un successo è per colpire, il secondo successo l'ho usato per fare il critico, quindi non fa il danno in più. No, esatto. E allora due danni più il critico, che fa il critico, gli tronchi un piede, quindi praticamente a prenderlo con la spada, siccome avevi già dato il colpo di punta e cade a terra. Mm-hmm. Per caricare te gli prendi con la spada sulla tibia, nel farlo gli spezzi l'articolazione del piede. Attacco l'altro. Che mi hai detto che ho un vantaggio, giusto? Di un dado in più. 3 critico e due vantaggi. Ok. Quei due vantaggi? Due vantaggi, puoi decidere se spenderli in una manovra di posizione difensiva, quindi ti troverai meglio a difenderti, okay, successivamente, o voglio vantaggi a uccidere. Oh, due dadi bonus per il prossimo attacco. Su un bersaglio. Critico 44. E qui non. Ginocchio. Io gambizzo, quindi niente nel passato. Vieni, quello ho imparato i tendini e le cose. E il parkour. Piede sinistro, ho amputato la gamba destra. Gli spacco ginocchio, però sono due danni. L'altro è ancora in piedi? Sì, sì. A 4? Ok. Quindi ginocchio era... Ah, è stordito per un turno però. E cade a terra. Movimento dimezzato, meno 3 destrezza e infiltrazione. Mm-hmm. Ok, 1 e 2 li vedo molto male. Allora, questi sarebbero dei normali tecnici. Io gioco 3 dark point. E i normali tecnici però sono del sindacato. Quindi sono, okay. Però e... uno non agisce di quelli su di me. Sì, sì. È stordito. Sì. E tirano fuori delle Vulcan, delle classiche pistole. No, mi basterebbe la scheda di Samad, tanto basta la sua di scheda. Qui c'è la Vulcan dentro. Comunque più un dado, sì, uno sì. Di iniziativa, 3 di danno e 2 di critico. Perfetto. Bastardi fanno casino. Qualcosa. Infatti il 3 che vogliamo essere silenziosi. Il 3 è anche perché richiamano alleati. Loro sanno sparare, ma ci giochiamo a dar che porti più perché sanno anche sparare. Quindi sparano a 6. Allora, il primo che ha meno 3 prova a tirar fuori la pistola e a spararti per quanto male gli hai fatto. Successo, ti ha colpito. Quanti danni faceva? 2? 2. 2 danni. No, 3. Ma io ho 2 di armor. Hai 2 di armor, ecco, i 2 vantaggi te li puoi giocare come armor. Io ce li ho già i 2 di armor. 2 di armor vuol dire che tiri i dadi e vedi se riduci. Sì. Non è una riduzione automatica. Non è automatico, okay. Devi fare successi. Non posso schivare? Poi, se tu avessi ancora punti azione, sì. Sì. Non posso usare quelli del turno dopo? No. Ok. No te lo devi tenere. Te lo devo tenere per farlo, ok. Allora provo l'armor. No, voglio i vantaggi a uccidere. Ok. Becchi 3 danni. 3? Sì. 3, giusto, 3. La Vulcan. Il critico è 2, il danno è 3. Aspetta, scusa, mi fai vedere che c'è una pistola? Perché ora la carabina... Tu hai detto tirano fuori la Vulcan, c'è un... No, no, c'è una Vulcan pistola, però. Che no, sbaglio. Hai detto quella di Samad. Ho nominato io la pistola sbagliata. Che non è una pistola. Infatti... C'è la pistola, c'è sia il critico Vulcan che pistol. Vulcan pistol, 2 danni. 2 danni. Basta, 2 danni. La carabina, che tecnici sono. L'altro è stordito. Sì. Gli altri due si girano e sparano su di te. Uno ti colpisce, tiene i vantaggi per portarsi in una posizione di difesa. E l'altro ti colpisce. E la critico è 2, quindi ti fa un danno addizionale. Quindi, armor 5 danni. Ho 3 di armor.
Niente il primo. E uno in meno il secondo. Quindi 4 danni. Insomma. Cioè sono fatto più male noi che io con 2 attacchi con la spada. Però hanno sparato, io volevo essere silenzioso, hanno sparato, quindi che non posso sparare pure io. Tiro un po' più di dadi a sparare. Vai. Sta Ron. Beh, Ron attacca il primo, quello già ferito. Usti. 2 danni, 2 vantaggi. Niente critico? Critico? Ma sì, proviamo sto critico. Ok, quindi 2 danni di base. Decine. 1. 14. Spraine ed ankle? Niente, tutti alle gambe. Sì. E cade a terra anche questo. Sì, forse. Ah, ma il tizio che era caduto mi ha sparato da per terra? Sì. Infatti che ho fatto vuol dire essere per terra? Se io lo picchio, c'ho bonus. C'è un bonus di più 2. Perché è prono. Infatti io ho fatto mettere anche un meno 3 quando ha sparato. Dall'altro sono point blank. Mi prendo anche un punto di stress e gli faccio un secondo attacco. Ok. È pure per terra. 2 vantaggi? Li puoi usare o in difesa o in attacco. Sti cazzi. Niente, li potevo tenere in difesa. Beh, c'è altri 2 vantaggi però. Sì, ho altri 2 vantaggi per dopo. Però l'hai preso. Sono altri 2 danni. Ok. 6 danni, non è ancora morto? 4. Perché 6? Quello che avevo colpito prima. Ne avevo già fatti 2. Ho perso un turno. Morto. Ah, ok. Morto. Ho perso il turno. Da me. Io, avendo visto che ha sparato... No, perché io adesso uso il potere del messaggero, mi giro verso gli altri e dico: adesso mettete giù quelle cazzo di armi o sennò farete una fine anche peggiore della sua. E il talento del messaggero è che riesco automaticamente nella prova di manipulation. E di loro che... uno è a terra, uno è gambizzato, uno è senza un ginocchio, uno è morto, senza un piede. E uno è morto. Uno è morto, uno senza un piede. Quello sano fa... Poggia la pistola e fa: se posso salvarmi, ditemi quello che devo fare e io lo faccio. Disattiva i chip. I chip? L'antenna. Io preparo l'azione, ma se qualcuno fa una mossa vado in furia omicida. E già però questa cosa non mi sta bene. Però ha pagato e lui il contraente. Sì. E quindi per il momento mi fermo perché non c'è quella spada su quello per terra. Non è proprio semplice disattivare i chip, disattivarli tutti è un gran casino. Questo l'abbiamo chiesto a te. E bisogna far esplodere l'antenna, l'unico modo è... Pianto la spada password in quello che è per terra ferito, guardando il tizio che sana con le armi alzate. Ok, fammi vedere, perché se lo colpisci muore. Tu sarai il prossimo. Hai più tre dadi. In più c'ho 2 dei 2 vantaggi prima. Sai se fa 0. È 0. No, cazzo, no, c'è anche un critico con 2 vantaggi che mi terrò per dopo. Per giusto per vedere, 53. Bleeding gut. Gli ho tagliato lo stomaco. Cazzo, l'ho proprio... Però comunque erano 3 danni, 2 danni. Gliela pianto nello stomaco. Faccio... Guardando il tizio. È così difficile. C'è un lago di sangue che si sta spandendo per terra. Pace. È veramente così difficile. Sì. Alzo la spada e la alzo su quell'altro che è per terra. Va bene, proverò a fare qualcosa. Datemi del tempo. Allora, facciamogli fare un tiro di... Li riesce a tenere l'occhio tu questi? Io vado alla porta, vedo se arriva qualcuno. Allora, ci è riuscito. Vedi, quello che sta facendo è che sta sovraccaricando il mini reattore che c'è all'interno di questa base, per poi fargli scaricare tutto assieme l'energia e condensarla tutta nella rete dell'antenna. Quindi salteranno tutte le comunicazioni. Meglio. Ok, ho fatto. L'altro si sta tenendo il ginocchio.
L'altro è stato anche tagliato, mi sa che... Vabbè, uno si sta tenendo il ginocchio. Sì. E sì, quell'altro sì, è in tonso. E quell'altro in tonso è quello, è che, quello sta... che sta facendo. Io guardo morto, la porta se sta morto. Arrivando qualcuno. E no, perché lui è riuscito a disattivare gli allarmi, c'è stato un paio di spari, però sembra per il momento nessuno li abbia sentiti. Io rimango lì sulla porta pronto a guardare intorno se arriva qualcuno. Perché comunque sono, non sono pistole con i colpi a esplosione. Sono più. Sì, ok, non sono le laser a Star Wars, ma sono pistole un po' più evolute. Okay. Quindi fanno un po' un rumore di un proiettile ad aria compressa, per capirsi. Beh, vedi che sta ha sistemato il sistema, sta partendo qualche allarme di sovraccaricamento del reattore. Ti appoggio la spada davanti e dico adesso allontanati. E lui segue la tua punta della tua lama e retrocede. Ti consiglio di scappare lontano dall'AREM il più velocemente possibile. Lo consiglio anche a voi. È quello che volevamo fare. E lo punzecchio perché lui se ne vada, non me ne vado finché lui non è uscito da qua. Okay. Nel momento in cui esce, che mi passa di fianco, io ho sentito la discussione, faccio... Stai sicuro che io tornerò spesso qui? Col cazzo vi faccio ritrovare qui e tira dalla porta! Guardo Zero e gli dico non abbiamo molto tempo. Fai strada. E quando gli altri se ne andati io rimango un attimo dietro e finisco quello col ginocchio spezzato. Ah, perché? Tra l'altro dal soffitto compaiono dei tappeti. Cos'è? Il drone torna indietro, fa dammi un secondo. Escono dei tappeti. È il sistema di emergenza. Io non finisco mai quando... perché non ci si lascia mai tracce dietro. Certo. Già uno è troppo. Già il lago di sangue, ma il tappeto assorbe non bene. Non sanno chi è stato. Giusto. A parte le telecamere, però vabbè. C'ho il coso coperto. Certo. Torniamo e verso... Beh, nessuno sa che sono io perché ho ucciso due persone. Tutti sanno che io non riesco mai a uccidere alla fine nessuno, quindi... Torniamo verso l'ascensore. Sì. E... Mentre scendiamo... Zero. Mentre scendete? Beh, mentre cerchiamo di scendere. Ok, è andato un po' troppo veloce. Voi andate all'ascensore. L'ascensore è disabilitato. È il momento del parkour. Beh, per fortuna hai fatto la piramide. Potremmo scivolare lungo la parete. Infatti è una cosa difensiva terribile. Oh, tu sai pilotare? Da qua no, abbiamo un pilota allo spazioporto. Beh, qua c'è un hangar. Posso farlo venire? Veloce. Hai dei codici di accesso? Ho dei codici di accesso? Faccio una prova di technology, via. Sì, 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 ci può stare. Puoi recuperare dei codici di accesso. Non mi fa, vai a dire a quello che c'ha il ginocchio spezzato quali sono i codici di accesso. Due successi e due vantaggi. Allora, puoi entrare in una delle sale di comando e sai come decryptare il computer per ottenere tranquillamente io intanto un codice chiamo di Bob, accesso. Perché se no, le torrette con le mitragliatrici... Io intanto chiamo Bob e gli dico di venire a parcheggiare qui, aspettare me e altri due passeggeri. Ma è pazzo, signore? No, abbiamo... Ti darò, dentro ti darò i codici di accesso. Fermati, rimani vicino, senza avvicinarti troppo, entro qualche minuto ti darò i codici di accesso. Va bene, Bob. Sì, concentrato. Sì, signore. Mi faccio portare all'hangar. Andiamo all'hangar. Okay. Scala antincendio a sto punto. No, no, la struttura... L'hangar è allo stesso piano. L'hangar è allo stesso piano. Okay. Per quello ho detto c'è l'hangar. Okay, okay. Siamo già qua. Esatto. E che sono le due porte laterali. Ogni sezione controlla una delle porte d'ingresso. Appena lui mi dà i codici di accesso io glieli do a Bob. E il problema è che la porta è chiusa qua. E sembra entrata una specie di sistema di sicurezza. Io prendo la spada, la Dura Sword. Sì. E cerco di forzare la porta. Oppure io ci provo con una prova di tecnologia. Anche se si rompe la spada, perché questa spada si deve rompere prima della fine della sessione. No, no. Perché l'ho ricomprata recentemente a Coriolis. Io effettivamente
prima che tu faccia il tiro, lui fa sta cosa. Ma la Dura Sword è potente in combattimento perché è fatta per vibrare. No, vabbè, se si spezza proprio come stupidamente non riesco neanche a aprire la porta, non lo faccio, troviamo un modo per farlo. Tu senti la spada? No, l'aspetto allora. È inaccessibile. Spingo. Meglio, 3 successi, Urca. È un vantaggio. Urca, molto Fica. Meglio. Allora, riesci ad aprire benissimo la porta, ma non solo a sbloccarla. Chi è dentro non saprà che per l'appunto sei riuscito a sbloccarla e puoi aprirla a tuo comando. E oltre a questo, dall'esterno riesci a controllare l'impianto elettrico dell'interno. Quindi puoi disattivare le luci, far partire l'allarme antincendio, puoi disattivare la ventilazione, farli svenire per assenza d'ossigeno, divertiti. Beh, intanto disattiviamo sicuramente le luci, faccio partire le luci quelle di emergenza rosse lampeggianti. Così vedono flash di zero che entra con la spada. Esattamente. No, no, le luci rosse lampeggianti e calano tappeti dal soffitto. Beh, quello è horror. Io appena si apre la porta entro dentro pronto a uccidere qualsiasi cosa si ponga davanti. Tu apri la porta? Sì. Quindi nelle luci strobo si entra. Verso qualcuno. C'è qualcuno? Sì, ci sono due persone, ma mi devi fare un tiro di observation per vedere, per capire bene dove sono. Perché tu vedi davanti a te due console di comando, una vetrata che fa vedere l'hangar davanti a loro. E loro sono i pochi dati che... pochi dati. E loro sono messi dietro queste scrivanie, anch'essi con le pistole puntate, però non vedono un cazzo. E hai un turno. C'è rumore in giro o al momento? No, rumore non ce n'è. Non ci sono allarmi rumorosi che richiamino l'attenzione. Qualche rumore dall'esterno viene. Ah, ok. Allora, visto che mi hai detto che fanno tutto totale. Questo enorme casino, io mentre entro, rinfodero la spada, tiro fuori la mia carabina Vulcan, e io ho la carabina Vulcan, e sparo su di uno. Ok. Tra l'altro è automatico, che vuol dire? Che puoi fare il fuoco automatico, mi sa. Cioè? Te tiri tutti i dadi, se attivi il fuoco automatico praticamente te scarti tutti i successi, scusami, metti da parte tutti i successi e ritiri tutti i dadi che hanno fallito. Se fai uno, svuoti il caricatore. Okay. E continui a ritirare. Per fare più successi, però quindi sempre sul bersaglio singolo? No, perché mi sa che puoi farlo su più di un bersaglio. Se posso farlo su più di un bersaglio, attivo il fuoco automatico, se no no. Allora. Se no vado di singolo. Attacco a distanza, fuoco automatico si differenzia dal tiro normale a distanza. L'attacco conta come lento, quindi ti brucia 3 azioni tutto il turno. Okay. La distanza deve essere inferiore al raggio lungo e hai meno 2 dadi da 6 al tiro per colpire. Mm-hmm. Indipendentemente dal fatto che il tuo lancio iniziale abbia successo o no, puoi scegliere di continuare a tirare i dadi uno alla volta. Questi dadi extra sono aggiunti al tuo primo lancio. Tuttavia, non appena tiri un 1, il tuo caricatore viene svuotato. Ok. Però quindi è sempre su una persona sola? I bersagli devono essere... No, puoi farlo su anche su altri bersagli. Quindi l'importante è che siano vicini tra loro. Quindi sono 2 dadi in meno, giusto? Sì, 2 dadi in meno, li tiri. Tutti i successi li metti da parte e tutti i dadi che hanno fatto fallimento li ritiri uno alla volta. Ok. Beh, già parti con 3 successi. Una alla volta. Caricato. Vabbè, 3 successi. 3 successi. È stato veloce. Non è critico. Sì, è critico. E 2 è critico. Sì. Critico 2. Ah. Sì. Puoi scegliere di fare il critico. Ma lo faccio a tutti e 2? No. No, perché devi fare i bersagli multipli. Cioè, se vuoi beccare entrambi. Vedi, i successi totali risultanti possono essere suddivisi a piacimento per fare danno a ogni singolo bersaglio vicino al precedente. No, allora lo faccio allo stesso bersaglio e c'ho un punto effetto bonus. Non si può fare più.
più di un danno base con la stessa azione. Ah sì, che te puoi colpire. Colpisco, c'ho tre persone, ho fatto tre successi. Colpisco, quanti danni fa? Tre, giusto? Tre danni. Colpisco, tre danni, colpisco, tre danni. Ne avessi fatti quattro, aggiungi un successo, un danno in più, non un'altra quindi volta. Qual è il modo danni migliore per fare in breve, per suddividere questi secondo te al momento? Qualcuno si becca tre danni, qualcuno se ne becca quattro. Ok. Sì. Direi di sì. Vai. Quindi 3, 4. E sì, sto fermo sulla porta, quindi, perché non mi sono mosso. Turno tuo. E io ho solo la spada, quindi... Una pistola la potresti avere comprata di là? No, tanto non sarei in grado di usarla, quindi... No, in teoria sì, No. Non ho punti, sì, la posso usare. In teoria ma non ho punti. Sì, ricordiamoci. Con la spada lancio 9 dadi. Sì, mi sembra corretto. Diciamo che... Mi sembra corretto. Vedi, sono due successi. Su chi ti avventi? È su quello meno ferito. Ferito. Ok, uno pesa, l'altro è stato peso quasi su un polmone, l'altro è stato preso più sul braccio dove sparava. Sono due vantaggi per dopo. Il critico è il più basso critico che potevo fare. 11. Vabbè, oh, è un critico anche quello, eh. L'hai stunnato per un turno. Lascia stare. Meglio che il piede spezzato. Infatti. Va benissimo così. Sì, sti critici sono un po' strani. E l'hai stunnato molto bene perché è morto. Bundebar. Iniziativa? O sì, iniziativa. No, iniziativa. Cazzo, loro si sono presi. Due vantaggi. Zero. Due vantaggi. Vabbè, due vantaggi. Siete okay, fatti iniziativa. Sì, prima ho fatto 8 dadi. Ne ho fatto due vantaggi. Okay. Io vado con la spada su quello in piedi. Ok. Critico morto, questo pesfizio, certo. 63. Miglia. Credo che sia morte quasi istantanea. Gli hai tagliato la giugolare. Così faccio. Questo è uno dei critici mortali in cui hai meno una alla prova e muori in un di 6 minuti. Vabbè, io tanto è morto. In 3 minuti è morto. Gli ho tagliato. No, perché allora 3 anni. Sì, ma quando vai a zero in questo gioco non muori. Ah, ok. Svieni. Ok, ok. Vabbè, gli ho tagliato la gola a metà e la testa fa un attimo così. E anche lui fa un attimo. E muore. E mentre faccio questo, vedo che non c'è nessuno e dico: ma come recuperiamo il tuo compagno? La mia compagna la recupererò volando molto basso. Sai volare? No, ci spero che il tuo proprio pilota lo sappia fare. È abbastanza bravo. Potrebbe non sopravvivere alla cosa, però. Fuori dal gioco. Io gli do i codici e andiamo a cercare il posto di dove ci verrà a prendere. Bob, come lo non guidi? Non spegnere i motori quando entri. Questi sono i codici di accesso. T4RZ9872BIS. Langar Sud. Hangar Sud. Va bene. Quando ha un sud questa cosa. Non atterrare neanche, saltiamo il volo sopra noi. E poi dovrai tenerti basso e andare verso la zona sud-est di questo posto. Signori, abbiamo io un altro devo, passeggero. Io devo per forza atterrare e spegnere i motori, se no vi bruciate sui motori. La Kajara al ponte da dietro. Se lui arriva con i motori accesi, fermo così, noi saltiamo, gira e se ne va. Salti dove, scusa? Dentro la macchina. Ah, il portellone è solo dietro. Il portellone è dietro. Allora cerca di fare il più in fretta possibile. So che sei il migliore pilota che abbiamo. Cioè, non vorrei per caso farti battere da Eric Lazar. No, signore. Lui saprebbe farla questa manovra. Sì, la so. Capisci? Ha il portellone centrale, sì. Quindi è un rischio. Poi la facciamo atterrare su una baracca vicina. Lui, vedi che Bob entra con la nave, con la Kajar, e vediamo. Mentre Bob sta arrivando, sì. Io riesco a fare una prova per capire se c'è qualcosa per far saltare in aria o quantomeno dar fuoco a questo posto o fare un sacco di casino. Puoi tornare indietro e sovraccaricare per sempre il reattore. Non sono capace.
Però stranamente, minchia Bob, bravo Bob. Eh sì, no, lo tengo per dopo, non si sa mai. Niente. Ok. Bob entra dentro, riesce con una manovra quasi acrobatica a girare anche la nave. Parkour con la nave. Esatto. E si mette. È il motivo per cui l'avevi scelto. La nave gira su se stessa sull'asse sbagliato, ma parcheggia benissimo. Bravo. E ti senti, ho insegnato il parkour. Senti un fuoricampo che dice parcheggio perfetto. Sali. Io salgo sopra. E vari uomini lo indico, gli indico, escono nell'hangar e tu riconosci Afan, che fa, ti parla attraverso la radio della nave, ti fa un segnale, come dire, apri il comunicatore, pigio il bottone, si sta chiudendo intanto il portellone e al contempo si sta chiudendo quello dell'hangar. Ok, io sparo al tipo. Quindi fagli dire prima quello che vuoi. Sì. Assam, dove pensi di andare? Shariar è qui che ti aspetta. Spara. Sparo quando dice è qui che ti aspetta e vediamo, sì, sì, se lo prendo. Che ti aspara. Con l'autocannon. No, con la mia pistola. Mentre si sta chiudendo. Ah, cazzo, vai! Vedo il tizio che fa il comunicatore e fa... Ah, Ah, merda! Zero per sapere leggere e scrivere. Alla The Gamers, critico. Perché troppo? 51. Come l'area? Broken spine. Unconscious per un dato da 6 ore, poi paralizzato dalla cintura in giù. È andato a fanculo. L'ho paralizzato, beh, giusto. Gli sparo. Se l'hai meritato. Quindi vedete, Sharti si chiude il portellone. Vedi che cade. Vai Bob. Ti la pistola. Come se fosse un lunedì. Tolgo il pulsante dalla radio. Tanto. Ed è qui che forse hai iniziato a pensare che sarebbe pericoloso. Assolutamente sì. Anche perché ho ucciso più gente nel tuo passato che in tutta la campagna che stiamo facendo. Ma quella era tutta la mia famiglia. No, piuttosto. E adesso è tutto nelle mani di Bob e sue, perché io posso solo sparare. Bob fa per pilotare, ma vede che l'hangar stanno calando, quindi deve fare una manovra difficile per uscire sotto. Posso incoraggiarlo? Sì, più che incoraggiarlo lo puoi aiutare a calcolare i vettori. Io di uscita. Uso il mio aiuto perché prima, mentre smaneggiavo, ho anche rallentato un po' i motori dell'hangar da dove stavo smaneggiando con... E tu lo aiuti. Io mi aiuto usando il residuo di intimidazione per aver paralizzato uno a distanza. E gli faccio, metto una mano sulla spalla che è un po' tremolante, e gli faccio: tu sei dei nostri, non preoccuparti. E riga la macchina. Riga la macchina, tutti i vantaggi. Può spingere. Spinge. No, no, non spinge. È un PNG. Spingo io per lui sull'acceleratore. Ok, ok. Era meglio prima. No, è uguale a prima. No, erano tre vantaggi. C'erano più vantaggi. C'erano più vantaggi, quindi rischio fumble. Oh. Così ci lascio Bob. Allora, lui fa per uscire, poi vede che a un certo punto non ce la farà mai e imbarca la nave con i bruciatori. Il vantaggio è che, i vantaggi anzi, sono che primo non si schianta e non fa danni alla nave. Col terzo vantaggio è che i bruciatori, che lui spara poi al massimo per provare a uscire dall'altra parte, indeboliscono la struttura del portellone dell'hangar. Quindi volendo, dopo a sparargli è più debole. Io vado direttamente all'autocannon. Ok. Sparo con l'autocannon. Al portellone, vai. Cercando di fare la Willy Coyote. Ok. Tipo quando facevi il traforato da bambino. Ti do energia. Giusto. La prima volta. Un successo e tre vantaggi. Allora, i vantaggi grossi è che riesci a fare con l'autocannon l'esatto profilo della nave. Della nave più o meno, sì, un po' stretto. La nave si righerà parecchio. No, 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 è giusto, giusto. È giusto, giusto.
Quindi farà solo un tiro di armor, anche se fa un successo, basta per sfondare la paratia e uscire. No, vabbè, sì. Sì, no, la nave si fa un danno solo. Che... Vai, tira, spingi! No, Zero non direbbe così in tanta energia. Spingi, ce la puoi fare, spingi. Nel contempo fuori stanno sparando, ci sono le mitragliatrici. Già le mitragliatrici? È un successo. Certo. Già le mitragliatrici. C'erano tre torri con non le mitragliatrici. Non è tutto spento? No, la torre centrale è esplosa per il sovraccarico. Okay. Il reattore è andato in fusione, l'antenna è spenta. Però... Bob riesce a evitare alla grande tutte le mitragliatrici. Vai Bob, vai, sud-est, tieniti basso. Volate, veloci, con questa nave enorme finita in mezzo alla strada e fate per scendere per andare all'appartamento. No, è lui, faccio scendere alla baracca. Io tengo il coso aperto, sono con la carabina Vulcan. Io qualsiasi cosa vedo che si muove, sui tetti o per strada che non sia una prostituta, sparo. Quindi ai bambini? No. Quelli che non mi sembrano abitanti del luogo, ma qualcuno che mi sembra che tipo arriva, mi vede e non scappa terrorizzato, ma scappa per andare a avvisare qualcuno. Qualcuno, qualsiasi sospetto, e chiunque è sui tetti, perché se i bambini stanno sui tetti non si gioca sui tetti. Sparo a chiunque. Ok. Tu vai per entrare nella baracca. Vado verso la baracca, sì. Entri nella baracca e non c'è la tua amata. Mi guardo in giro, avrà lasciato... C'è un biglietto, ecco, sul tavolo. Prendo il biglietto. Che è il simbolo di Sharia. Lo accartoccio. Me lo infilo in tasca perché glielo infilerò in bocca quando lo rivedrò. Anzi, me lo segno che ce l'ho. Giusto. Biglietto, Sharia. E torno sulla nave. Tu mi dici che sono incazzato come una iena, non ti cago nemmeno, vado verso la radio, prendo la radio, mi metto sulla frequenza di Sharyar. Dove cazzo l'hai messa? Sharyar, rispondi. Senti una risata sommessa dentro la radio. Mio caro Sam, è il prezzo di chi vuole tradirmi. Ti porto via tutto quello che è più caro. Così lo stiamo sentendo? Sì. Non riconosci la voce? No. È una voce un po' metallica. Vile che se la prende. No, è una persona... Con i ricatti così. I ricatti vanno fatti faccia a faccia. Dove è? Prendi me piuttosto. E perché dovrei prendere te? Lei è qua con me. Lasciala andare. Perché non torni qua? Aspetta, Bob, stai nelle mie stanze. Cazzo, signore, ma dobbiamo muoverci, questo è un posto di merda! Due minuti. Stanno accadendo cose importanti. Tu lasciala andare, io torno. Risolviamola tra noi. Ti aspetto qua al palazzo. Non verrai ucciso lungo la strada. Spengo la radio. Vi guardo. Te, Bob. Ron. Fai quello che devi fare, ma queste persone, se faranno qualcosa a te, lo faranno anche a cose che a chi ti è più caro non hanno il coraggio di affrontare i veri uomini faccia a faccia. Sei certo che sia ancora viva? No. Ma se non lo fosse, mi accerterò che neanche Sharyar lo sia. Ti aspetteremo un'oretta allo spazioporto. Se il caso dovessi farcela, l'anticipo me lo tengo però. E gli do... una carica esplosiva. No, da tenere in tasca. No, gli do un teschietto di cristallo, poi io farò i miei talismani, che senza volto guidi la tua strada. Prendo il talismano. E gli intrighi con il volere del senza volto, perché in questo momento è una cosa importante, perché
lui sta andando a sfidare faccia a faccia un codardo che sta usando una tizia, quindi lui è sicuramente qualcuno che può fare qualcosa per l'universo, mm-hmm. mentre questo sciariere è una merda, e gli passo il mio plot point nel talismano. Ok, quindi c'è un plot point, metto in tasca il plot point e vado verso il palazzo. Tu riparti perché vedi che c'ha le armi. Sì, sì, no, io riparto e cerco di andare dove conosco il tizio, quello che ci aveva fatto il contratto senza l'autorizzazione dei genitori. Sì. Quello che è il nostro contatto, un po' magari, per nasconderci per un'oretta e poi partiamo. Ok. Tu ti riavvicini al palazzo. Vedi che sono tutti con le armi spianate. Ti guardano come chi ha fatto una cosa folle. Chi ha voluto mordere la mano del padrone. Sono tutti lì che ti fanno passare, ti guardano come se fosse l'ultima volta, e tutti si aspettano. Probabilmente lo è, ma anch'io mi aspetto che lo sia. Fai, entri nell'ascensore, l'ascensore in automatico comincia a salire, richiamato da un comando remoto, e arrivi al quinto piano. Ping! Il quinto piano è un'oasi, praticamente. È un posto lussureggiante, nel verde, in tutto il contrasto dell'esterno. A quale voi dipendenti? Su un ampio divano vedi Shariar e in una uccelliera dimensione umana. Non è tanto torto con l'acquario dei dipendenti di Fantozzi. Vedi dentro Shahrazade. Mio buon Hassan. Allora, dimmi, come mai tutta questa fretta di partire? Lascia andare la ragazza. Ma certo, non vogliamo mica nessuno di noi farle del male. Scusa, volevo solo far notare un piccolo, non so se era voluto, ma un piccolo parallelo con l'altro prequel. Quell'altro Shariar era arrivato trascinando la tizia e Samadhi gli aveva detto lascia stare la ragazza, lascia andare la ragazza, e c'era pure lo stesso nome il tizio. Ma certo, perché qui nessuno vuole fare male a Shahrazade, se tu non lo vuoi. E portarmi via le cose di mia proprietà non è una cosa che si fa. È troppo persino per il sindacato. Oh. Il furto? Sì, no. Hai ragione. È troppo anche per il sindacato, non si ruba fra ladri. Tu non sei un ladro. Tu sei uno schiavista. Oh... Che brutte parole. Tu sei la feccia di questo pianeta. Io do un futuro a queste persone che cosa farebbero se no? Vivrebbero in quelle baracche scadenti di cui non hanno nemmeno un piccolo contributo come il riscaldamento e la protezione che gli fornisco? Tu le costringi ad essere gli oggetti del divertimento di qualcun altro. Beh. E spesso in gioco c'è la loro vita, non la loro dignità. Da qualche parte... Vorrei pagare tutto questo mio benvolere. Non così. Ah no? Questo finisce qui e oggi. Tu finisci qui e oggi. Sono le parole forti che vengono dalla tua bocca. E vedi che giochicchia con un telecomando nella mano. Ti ho detto di lasciare andare Shahrazade. Preme uno di questi pulsanti e la gabbia si apre. Ma Shahrazade è libera di andare, di tornare a casa sua. Mentre la ragazza è in lacrime perché sa che non c'è via di scampo da questa situazione dal suo punto di vista. Di tornare alla sua vita confortevole sotto la mia protezione. No. Bevi qualcosa con me. Shahrazade è libera di tornare libera
Libera da cosa? Libera in un mondo pieno di pericoli? Vuoi scappare da me assieme a questa donna? Per trovare cosa? La felicità? Non importa che cosa troverò, sarà sicuramente meglio di quello che mi puoi offrire tu. potrei offrirvi una casa insieme qua da me. Tu non puoi offrire nulla che un essere umano possa accettare a cuor leggero. Certo, ogni cosa ha il suo prezzo. Shahrazad, vai. Lei in lacrime è paralizzata dal terrore. Sì. Dove? No. Amore mio, scappa tu. Io non posso rischiare la tua vita. Vai. La mia vita non ha nessun significato. No. Senza la tua. Oh, l'amore, quanto è bello. Una volta anch'io. Però devo ammettere che mi sono poi reso conto che i contratti sono meglio. Sapere che ognuno ha dall'altro un certo impegno e che deve essere rispettato, come il tuo. Ti ho cresciuto, ti ho formato in questo posto, ti ho dato un lavoro. E ora vuoi fuggire così mescamente da me? Lavoro? Contratto? Quello che ho io pensi che sia un contratto? Beh, hai un riparo, un nome sotto cui proteggerti. A Dabaran è molto meglio che crescere nel fango di una fogna dove t'ho trovato. Ma non è un fango di fogna che abbia scelto io. Ah no? Non sei forse venuto tu in questa fortezza a lavorare per me? Te l'ho forse imposto? O era la migliore alternativa che avevi? Essere venduto dai propri genitori a un essere come te non è scegliere di fare una cosa. Beh, allora direi che siamo a un impasse. Ma visto che mi piacciono tanto i contratti, mettiamone su. Tu rispetta la tua parte, lavora per me, qua, il tempo necessario, e potrai comprarti Shahrazad. Mi sembra onesto. Quanto pensi che sarebbe intaccata invece la tua reputazione se si sapesse che le persone che vengono e con cui tu fai dei contratti vengono registrati in quello che fanno e potrebbero essere ricattate da chiunque in qualunque momento se fossero in possesso di un datapad particolare? Mi stai forse minacciando? Ti sto proponendo un contratto. Non mi sembra un contratto, questo mi sembra un ricatto, ma apprezzo il tuo gioco di parole. Fa rima. Mettila in questi termini. Il tuo datapad è già fuori da questo posto. E uso il plot point perché ho nascosto il mio datapad sulla Kajar. E che Zero adesso mentre sta sistemando la cabina, pronto per anche l'armatura, facendola riparare, prova a squadrare un attimo la testa e lo rimette lì nel posto. Dove l'hai trovato? Ho smontato le cabine di lusso per metterci il datapad, purtroppo. Minchia, era grosso. Sacco di tela di spazio. Perciò se io non me ne vado da qua con Shahrazad, quel datapad non sarà mai più tuo e tutti sapranno che cosa succede qua e Laren morirà insieme a te e a me in questo momento. Oppure ci lasci andare, il datapad magicamente tornerà in mano tua. Quindi è questo quello che hai deciso? Molto bene. Mi vedo costretto a fare quello che dici. Bene, prendi pure la tua puttana e vattene. Mi avvicino a Shahrazad
la scuoto perché mi sembra completamente sotto shock, probabilmente la prendo in braccio. E quando pensi di rendermi questo pad? Te lo farò recapitare il prima possibile. No, oggi lo stesso. Voglio oggi. Oggi stesso. Prima che tu esca da queste mura. Non posso fartelo avere prima che io esca da queste mura. Non è questo il contratto. Dimmi dove allora. Verrà restituito qui. Molto bene. Sono un uomo di parola io. Molto bene. Ti aspetto. Al 12° rintocco della notte. E vado. Con in braccio Shahrazad, perché credo sia troppo sotto shock per riuscire a camminare. È completamente cotta dalla situazione. Vado. Non passa molto tempo che hai raggiunto la Qajar. Io intanto ho speso i 1500 beer che mi ha dato lui. Già, più quelli che avevo io da parte per comprare i pezzi da portare alla Calypso del cannonaioni. Ok. Da parte di brutto. Sì, era venuto qua anche per quello. Ok. Ti raggiunge la nave e porta con sé. Io gli avevo detto il posto. La sua amata. Scato, l'hangar. Lo trovate. Io non gli dico niente. Cioè, preparati a partire, Bob. Io sto seriamente pensando di non ridare il datapad a nessuno. Quindi non ti dico niente. Io dico, prepara. Preparati a partire appena sei pronto. Fai un tiro di infiltration. Scusami, di observation. Ah, terzo occhio. L'ho tenuto apposta. Non mi ricordo esattamente come funziona, ma mi sa che mi dà un più 3 successi automatici. Un più 3 successi automatici. Observation, sì. Vabbè, dado, lo raccattiamo dopo. Allora, non è delle icone, è un talento generale. Terzo occhio, più 2. Più 2 al tiro o 2 successi? No, più 2 al tiro. Ok, okay. Vai. Quindi di observation io tiro 8, 10 dadi. 3, 6, 9, 10. Fumble. Cazzo, così. Beh, è sempre lì dietro l'angolo. Spingo. Hai chiamato? Non proprio tirare così, vero? 1 successo. Minchia, non ne avevo visto. Neanche io l'ho visto, ho detto, oh mio Dio, gliel'ho tirata veramente. Un successo. Allora, non ti senti seguito da nessuno e percorri tranquillo i pochi vicoli di Davaran che ti separano alla nave. In un vicolo sbagli, batti contro un cassonetto, clang clang clang. Assolutamente. E hai paura che lui sia armato e si aspetti qualcuno. Quello Ma raggiungete. Io dico, Bob, decidete, non faccio domande, di partire. Dico, Bob, quando vuoi parti. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. E non gli faccio domande a Ron, sia perché a Zero non gliene frega niente, sia perché mi sembra sensato. Sì, signore. Faccio solo un cenno di vedo che esisti alla tipa che si è portato dietro. Ok. Quindi lui prende e fa la traiettoria per uscire dall'orbita. Sono 14 dadi. 1, 2, 2 successi e 3 vantaggi. No, non sono 2 successi e 3 vantaggi. A fuoco automatico? La 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 la. Dai, potevi ritirare quello. Sì, no. Continui a tirarli finché non fai uno. Ma sì. Se finisci il pool di dadi, continui a tirarli finché non fai uno. È vero. In teoria li potresti ritirare tutti insieme, ma una alla volta. Scarico. Una alla volta mi sa che sono. Tiri tutto il pool scartato. E una alla volta, perché se li tiri insieme non sai quale ha fatto 6, quale ha fatto 1. Allora, la nave ha 3 di armatura. Uno lo va. Un danno. Che succede? Succede che
un fucile termico di precisione passa lo, il vetro della nave dove c'era Bob. Bob! 32. Broken arm. E... estordito. Gli sparano al braccio. Vedete che Bob va giù di sensi. E la nave comincia a girare Bob. In cerchio. Cerco di prendere almeno la cloche. Io non so guidare assolutamente. Neanch'io, però... cos'è piuttosto pilotare? Che lasciarla andare. Pilotare agility. Però non puoi farlo se non ce l'hai. È pilot, qua. No, ma cos'è il base? Agility. Agility. Ah, però non puoi tirarlo se non in ce l'hai. In teoria non potresti tirarlo. Ma posso prendermi uno stress per il momento stressante? Poi provare facciamo che ti faccio spendere un dark point e puoi tirare. Ok. Ma se fallisci... c'è il rischio fumble diretto. Ok, io vedo che lui sta tenendo la cloche, prova a schiacciare i pulsanti che mi ricordo che Bob aveva schiacciato, perché comunque una buona memoria. Ti do una mano perché sto cercando di tenere la cloche dritta perlomeno. E nella radio senti... Sam, dove stai andando? Successo e due vantaggi. Grande! Quelli due vantaggi... gli attivo a lui, non il pilota automatico, ma quello che ti aggiusta la guida quando stai facendo il traffico, quindi gli muove un po' la cloche in automatico. E la riesco a stabilizzare. Riuscite a stabilizzarla e continuate a uscire dall'orbita? Sì, io l'altro vantaggio, vedo se riesco a programmare il sistema dove dobbiamo andare. Per fare una specie di autopilot, ce l'avrà anche la casa. Sì, c'è un autopilot c'è sicuramente, però... E poi dico, continua tu qua e corro dove c'è l'autocannon. Ok. Lì intorno non c'è nessuno a cui sparare, non ci sono navi, sei stato colpito da terra. Ok, io sparo con l'autocannon in quella direzione, giusto per fare... Non hai visto da dove è arrivato il colpo. Ah, non è quelli lì tipo laser, fucile termico, non lascia la scia, più o meno, un'idea ce l'ho. Abbiamo iniziato a girare sì. Così poi. Sì, il problema è quello, fai un observation ma con meno due dadi rispetto al tuo pool. Ma io mi spendo uno stress per avere un più uno? Com'è? No, stress più uno non puoi farlo. No, era solo per fare un'azione in più. Per fare un'azione in più. Un successo. Bello sto sistema. Quando tiri pochi dadi. Devo abbassarmi tutte le stat. Metto uno in tutto. Metto uno in tutto, recupero uno anche in forza, agilità, eccetera. E recupero tutti i punti e prendo solo talenti. Giustissimo. Da dove arriva io faccio tipo fuoco di copertura, inizio a sparare a caso in quella direzione. Io tengo la tu tieni la nave dritta e vai per uscire dall'orbita. A quel punto però senti sempre nella radio: ah, amico mio, non erano proprio questi fatti, riporta quel cazzo di tata patata. Vorrei farlo ma non so guidare. E poi eravamo appena partiti, te lo stavamo venendo a portare. No. Non è vero. No. Non è assolutamente vero. Una nave dietro di voi si alza dall'hangar, vedete, dalla direzione della piramide, e fa per avvicinarsi. Possiamo anche andare nell'orbita, ma... poi, dove pensate di andare senza il vostro pilota? Il nostro pilota sta benissimo. È solo Bob che è ferito. Te lo sto mentendo. Il nostro pilota sta benissimo. E se non vuoi essere un uomo più morto di quello che già sei, lascia perdere tutto questo. Così fai un... oddio, come si chiama? Intimidire. Intimidire. Sì, ma qua è come... Manipulation. Oh, tre volte me lo petto. Un vantaggio. Diciamo che ho due modi per riavere quel dapperpad. O me lo consegnate voi, o faccio esplodere la nave. Più che altro a me sta sovvenendo una cosa. Io sto pensando che a Ron dico, no, il datapad ci serve visto che dovrei pagare i danni della nave. Abbiamo un buco nello scafo, se usciamo dall'orbita moriamo istantaneamente. C'è una tuta lì dietro, ma ce n'è una sola e io non so usarla. Io sì, ma ce n'è una sola. Beh, puoi fare una riparazione, un po' di mastice. Sì, mentre andiamo, quelli dietro ci sparano, io faccio la riparazione al vetro.
Perfetto proprio. Anche perché è un vetro particolare che resiste alle pressioni, quindi... Dobbiamo tornare a terra. Penso che sia un suicidio al momento. Proseguire è morte sicura. Non saresti in grado di ripararlo se ti prendessi un po' di tempo? Non abbiamo un po' di tempo, non so se avete i materiali per ripararlo e in ogni caso è il vetro. Se fosse la paratia ancora ancora. Possiamo tenere prenoto il pilota, posso provare a sapere se... Metti le quattro frecce, forse no, penseranno se, che stiamo per parcheggiare. Se io lascio il pilota automatico sì. E sigilliamo la, il ponte, cioè il, la sala di controllo. Sì, è fattibile. Solo che non so come si fa. A sigillare il ponte? No, io lo dico a lui, non ho idea di come si faccia a sigillare. No, che le porte possono essere sigillate, le porte delle navi spaziali, lo sai fare. Sì, no, ma io non so fare adesso perché stiamo andando nello spazio con un buco nel vetro, io voglio... sigillare la parte quella col buco, sì, mantenendo anche il pilota automatico e facendo in modo che non esplode la nave o che si depressurizzi o qualcosa. Io non ci capisco niente, quindi chiedo a Ron. Vabbè, mi sembrava più portato. Sicuramente si depressurizza l'hangar la cabina di pilotaggio. E successivamente cosa succede? Che lì dentro non ci potete più entrare. Quindi se dovete fare un'altra manovra correttiva, non sapete dove andate, cioè andate nel vuoto. È un suicidio. Suicidio. Come andiamo nel vuoto? C'è il pilota automatico. Ma il pilota automatico l'hai messo verso lo spazio. E una volta che siamo fuori, se dobbiamo cambiare un po'. L'hai messo fuori dall'orbita? O verso comunque la stella? Dobbiamo andare. Verso la stella l'hai messo. Sì. Ok, a un certo punto ti devi fermare per fare i calcoli. Non è che il pilota automatico sa. Sì, ma a un certo punto, a meno che non ci seguono per tutto lo spazio profondo, magari ci abbiamo il tempo di fermarci e riparare. Sì. Il problema. Allora, tu hai due. A me scendere a terra sembra una follia. Due stanze. Due stanze. Una, quella con una dove ci sono i comandi. Esatto. La blocchiamo. E l'hangar. Esatto. E noi siamo nell'hangar. Voi state nell'hangar. E andiamo nello spazio. Bene. Se c'è una tuta sola, quando riapri il puntellone, di là ti esce tutta l'atmosfera. Sì. Cioè, hai una decompressione esplosiva. Non abbiamo una via di mezzo tra l'hangar e il portellone che ci porta fuori? Uno non può in qualche modo dall'hangar uscire fuori con l'hazmat suit lasciando viva la gente dentro? No. E fare il giro? No, perché è una nave di classe 1, già tanto che avete un hangar. Un piccolo hangar. Che è più una stiva di carico. Possiamo provare ad andare da questa parte e io provo a deviare verso la tenuta dei Samad sperando che non che tengano sempre più o meno gli stessi codici per non scaricare le mitragliatrici con le cose che gli passano sopra. No, piccione. E allora sì, andiamo verso terra, forse nessuno sa come fare. Poi non sei riuscito a guidare la nave finché non si riprende Bob. Io ci sono riuscito a guidare la nave. Sì. Però c'è il buco. Sì, sì. Quindi dobbiamo uscire dalla sala di controllo a breve. O non possiamo andare nello spazio, scusa. Non puoi andare nello spazio, per me sei ancora nell'atmosfera del pianeta. Si fa una prova di survival per capire qual è la cosa migliore da fare. Va bene, vai. Andare verso la tenuta di Samad mi sembra un'ottima idea in questo momento. Due successi. Minchia. Allora, attualmente la situazione è che una nave vi sta inseguendo e non possiamo andare nello spazio. Fuoco. Non potete andare nello spazio, quindi dovete per forza atterrare per riparare il vetro. Ma domandone, sì? Tu l'altra volta me l'avevi fatto usare a voce. Parkour? No. No. Stop. Lo stop sì. Dimentica. Sul computer della nave, che era una nave intelligente. Ok, non posso farlo tramite comunicatore? A chi? Tipo al pilota loro. No, perché non l'hai mai conosciuto. L'avessi almeno visto una volta sarebbe stato fattibile. Anche allora ci provo. Accendo il comunicatore. Potrei anche lasciarvi, come l'hanno chiamato, a Sam. Potrei anche lasciarvi a Sam. Non ha nulla a che fare con me. Ma io voglio vedere in faccia con chi sto parlando e cerco di mandare la video call. Accetta la video call e quello che parla lo vedo il pilota. Si sì. Chi è che vede? E vedi Afan. È paralizzato Afan.
sono due, cioè non gemelli. Ah, ok. Lui è culo. Ecco. Ah, scusa. Perfetto. Ora vedo chi è. Credo che morirai. E devio sotto per farmi inseguire praticamente in mezzo alla città. E gli dico a Ron, se riesci a tenerci bassa in modo da fare anche qualche manovra che potrebbe sicuramente costarci la vita, perché nessuno di noi sa pilotare. Allora, l'altra cosa... Ma metti un secondo in difficoltà il pilota, poi ci penso io. Non ho la minima idea di che cosa sto facendo. L'hai visto quella... Come, qua ci sono invece dei film, come si chiamano? Boh, film. L'hai visto il prequel di Guerre di Coriolis? La corsa con i pod? No. Peccato. Almeno in quell'universo non l'ho visto. Cerco di spiegargli di fare manovre basse in modo che il pilota arrivi, perché io voglio, allora, che quando dobbiamo fare una curva rapida io faccio stop al pilota, che perda quei 6 secondi e si schianti da qualche parte. L'altra cosa che sai, con l'altro successo, è che nel kit di riparazione della nave spesso ci sono dei polimeri. A presa rapida, che possono essere usati anche per riparare un motore di vetro. Proviamo a liberarci della nave così, e poi gli dico a Ron che abbiamo quella cosa. Forse tu sai usarli, io lo spalmerei sul vetro. No, ci vuole una pistola, ci vuole una tecnica, se no ti rimani. Però abbiamo l'altro. Tutto, l'abbiamo preso. Dovrebbe essere lì, dove c'era una cabina di lusso. Ok. Tiri tu quindi per pilotare? Chi conviene che piloti? Che ha più agilità? Io ho 3. 5. Io cerco di andare di intanto fare uno scatto e una manovra per dire stiamo cercando di scappare, in modo che si mettano all'inseguimento. Ok. E poi provo a andare verso dove c'è tipo la torre del quella esterna della casa dei Samad, quella bella, quella specie di orologio gigante che hanno messo lì fuori perché c'hanno un sacco di soldi, e voglio provare a fare una curva rapida quando sto per andare contro l'orologio e poi fare stop al pilota dell'altra nave che ho visto. Sì, per dimenticarsi di virare e andare contro la torre. No, per rimanere confuso quel round e schiantarsi contro qualcosa. Ok, vai. Questo è pilotare? Sì. Non posso aumentarlo in qualche modo spendendo qualcosa? Non potresti neanche farlo. Non potresti neanche farlo, è già tanto. Quindi lo stress mi sarebbe fare 2 azioni? Sì, o per subire stress. Tipo la zappa. Io posso prendermi 2 stress per farla 2 volte la manovra? Tipo se non mi riesce la prima, giusto con la seconda? No, in questo caso no, perché non la sapresti neanche fare. Cioè, quindi già ti devi concentrare tutto il round per capire come farla. Ok. Vuoi fare tu? Quindi mi concentro sul formare il tizio. Poi in caso se volete curare Bob. Tu però mi dai una mano. Sì, cerco di tenere perlomeno la nave che non vada contro qualcosa. Senza volto. È il momento. 2 successi in un vantaggio. Tiro 12 dadi, un successo e 0 vantaggi. E vado verso la torre di Samad, che so che poi da un lato si allarga di più, quindi la prendo poi larga. E appena la prendo larga, tieni tu i controlli, mi concentro sulla faccia del tipo di fianco che ho già visto bene perché gli ho spezzato la spina dorsale al gemello. Certo, quindi conosci benissimo la faccia. E quando penso che stia per fare la manovra per aggirare e riaccorciare le distanze, faccio stop, dimentica. Quindi anche mi posso prendere stress per tirare di più, giusto? No. Spingo. Vedi come è facile farli. Con noi soprattutto. Eccolo. Successo, il vantaggio. Il vantaggio è una parte, perché è solo per flavor, è che non mi confondo col gemello. Che magari fermo il gemello che era già paralizzato. No, la nave non subisce... Scusami, la nave non assorbe danni. Si schianta contro l'orologio e si incastra dentro. Bob. Nel frattempo la tipa di tutto questo, che siamo partiti contro una torre, lui ha minacciato di morte il tizio che ci sta sparando contro. La tipa è quella dietro, sì. La sua amorosa. Sì. E dietro chi sta burlando? Poi a un certo punto si è fatto svenuta. Silenzio. Sarà svenuta.
Io cerco di sistemare Bob. Io cerco di sistemare il vetro. Vai, technology per riparare il vetro. 2, 5, 7. Bababum, 3 successi. Ripari un danno anche alla nave. Non ho visto neanche uno. 3 successi. Ripari un danno anche alla nave, direi. Riesci a riparare proprio quel buco in maniera efficiente? Non consumi neanche la parte di ricambio più di dovuto, perché dovevi fare solo questa piccola riparazione. E ti dirò di più, nel contempo Bob si risveglia pure. Ta-da! Bob, portaci via di qui. Gli dai un po' di mastice a Bob. Si risveglia. Funziona con tutto. Portaci via di qui. Faccio il possibile, signore. Io a questo punto mi rilasso un attimo e vado verso il retro della nave. La nave ormai sta per uscire dall'orbita e sento un ultimo messaggio distorto nella radio che fa: nessuno mi tradisce così. Va dietro nell'hangar e Shahrazade è a terra. Tu senti un urlo proprio: no! Vedi delle vene rossastre di sangue coagulato che si stanno estendendo da tutto il collo. La prendo tra le braccia e le dico: no, non te ne andare, non te ne andare. Cerco in qualche modo di, non lo so, non saprei nemmeno che cosa fare, perché più che tenerla tra le braccia mentre sta morendo, non sai proprio cosa fare, perché ti viene in c'è un medico, c'è un kit di pronto soccorso, ma no, ma poi rimango paralizzato dal, sì, cioè, dal, non ti viene neanche in mente di utilizzarlo, e ricolleghi a quel telecomando con cui Shahriar stava giocando con cui stava giocando con la mano, l'avevi già visto altre volte, con quello spesso uccideva le persone facendo attivare il chip. Amore mio, mi dispiace. Non devi dispiacere, è colpa mia. Il suo volto si riga di lacrime. Io chiudo la porta. Come se si chiudesse da sola, ma in realtà l'ho chiusa io. Fammi cazzi, non fammi cazzi loro. Aspettami, tornerò da te. Ti aspetto, amore mio. E in quel momento... Non mi raccomando, abbi fede, liquore. L'unica fede che avrò è in questa spada. E questa spada è destinata a prendere il sangue di Shahriar. E fino a quel momento non assaggerà il sangue di nessun altro. E il suo braccio cade esanime sul tuo corpo. La rimetto sul letto, la copro con... non un tappeto, con la coperta. La tiro sulla coperta fin sopra la testa. E... non torno davanti, rimango a badare al corpo di Shahrazad. Voi volate verso il portale e saranno... A un certo punto gli devo andare a dire di mettere... Non c'è la stasi nella caserma? Sì, sì, c'è. Piccoli moduli di stasi ci sono. Solo da dietro apro la porta. Ron, ci sono delle cose da sistemare, dobbiamo andare in stasi. Questa nave ha bisogno di qualcuno che la mantenga, e torno poi di là da Bob. Sarà un viaggio lungo. E io non ho sentito il suo giuramento, quindi quando me l'ha raccontato, giustamente... Sarà un viaggio lungo tra le stelle, per Ron ancora più freddi, per la morte della sua amata. Ora capisci anche perché sono così scettico con qualunque cosa. E quello che avete ascoltato era il tragico passato di Ron. Mamma mia, no, bravissimo, guarda. E soprattutto poi perché è bello, perché è era perfetto che c'era solo Zero. Sì, perché è più cinico e non parla. Ma poi Zero, tranquillo, il tuo segreto è al sicuro con la mia indifferenza. Sì, sicuro. Questa era una puntata molto dark, soprattutto verso la fine, ma io me l'aspettavo già da quando siamo partiti. Io pensavo che mentre arrivava lì lo seguivano
e la ammazzavano. Invece no, è ancora più sofferente. Ancora peggio, ancora più sofferente. Però vuol dire che abbiamo poi venduto il datapad. Abbiamo venduto il datapad e soprattutto una non ci avete comprato le calvine di lusso. No, no, assolutamente. Una parte di quel datapad, di quel costo, sono andate in una donazione anonima alla famiglia di Samad per riparare la torre dell'orologio. Perché un po' mi sono sentito in colpa. E avete fatto un sacco di soldi. E da lì avete capito che mercanteggiare informazioni probabilmente... Sì, e in più soprattutto adesso che abbiamo qualcuno che non gli interessa andare in un posto fisso, ma è molto bravo con le cose, ci siamo tenuti Ron. Che... Soprattutto perché riesce a gestire in parte Eric. Eric che conosce il mio segreto. Quale sarà il mio segreto a questo punto? Chi lo sa? C'è un altro segreto in ballo. Eh sì. Beh, magari Eric gli ha raccontato tutto Bob. Questo può essere. Mentre erano, si erano ubriacati insieme. E poi Bob, difatti, non è morto in questa puntata. È morto di cirrosi epatica. Perché l'ha fatto bere talmente tanto Eric che è morto. Gli ha fatto bere l'antigelo. Però mentre era ubriaco dall'antigelo prima di morire, lui gli ha raccontato tutto di questa cosa. Oh, pazzi, Zero e Ron, andati, c'è morta la tizia dietro. E io c'avevo il coso aperto. Ha raccontato che vuole uccidere questo Sargar. Gli ha raccontato tutto Eric. Ah? E Eric ovviamente, come è giusto che sia, sa il suo segreto, ma non se lo ricorda assolutamente. E ancora non sapete chi è Shariar? No. Chissà se salterà mai fuori. Beh, io l'ho, ti preoccupare, salterà fuori. Io l'ho visto, però. No, tu hai visto Affan? Tu hai visto Affan? No, quando ho detto voglio parlare con chi contrattare, ti ho chiesto se vedevo anche il pilota, però immagino che abbia aperto la video call il tizio che parlava. Il pilota? Perché dovrebbe aprirmi solo il pilota? Io pensavo di vedere il tizio, intanto vedevo i piloti e la gente dietro, e a me interessava il pilota. Però io ho chiesto di parlare con lui, e quindi mi ha risposto il pilota. Ti ha risposto il pilota, tu hai aperto la comunicazione col pilota, perché mi avevi descritto che volevi vedere lui per far funzionare il potere. Sì, ma quindi hai aperto la videochiamata, magari io lui lui l'ha pensato come ci stiamo arrendendo, atterriamo qua. Ah, ok. No, sarà Omar o l'altro pazzo di Gianni, il folle. Anche sono gli unici due personaggi che stanno conoscendo. C'è ancora il vecchio quello che vi dava i contratti, che doveva essere ucciso dalla tipa. Il vecchio, c'era il capo di Shariar che non è morto, però non sapevamo chi fosse. No, quindi non sapete ancora chi è Shariar. Deve essere per forza qualcuno che abbiamo conosciuto. Vabbè, lo scopriamo. È un libro aperto, è molto peggio sapere cos'è. Beh, il Tarrasco, però lui me l'ha descritto. Gli ho chiesto se era lo stesso Shariar. Sì. Come me l'ha descritto? Te l'ho detto. Con la cicatrice in faccia, magrolino che zoppica. Ah, magrolino che zoppica, allora è molto probabile che sia l'uomo savio lì. Okay, vabbè, lo scopriremo. Curioso! E se vuoi essere sicuro di scoprirlo, continua ad ascoltare Coriolis o a giocare a Coriolis. Continua a giocare, mi sa che mi conviene. Quello che avete ascoltato era Fumble. Una delle puntate super dark di Fumble, Un po' più condensata, ma molto sentita. Vabbè, con un cinico, un serial killer, una prostituta e un Bob. Carne da cannone, perché non è sopravvissuto, quindi... E Bob morirà. Ma questo è sopravvissuto, incredibile. Abbiamo giocato a Coriolis, ma voi potete comprare i giochi di Fumble su fumblegdr.it/shop. E come leggete qua sotto, sono anche aperti i preordini di La Corte di Oberon e Spartan G, che adesso Roberto agevolerà davanti alle telecamere. Grazie. Spartan G. Sono i due moduli di avventura, uno per Clotos e uno per Gattai, che trovate in preordine adesso sul sito. Trovate poi a Modena al banchetto, allo stand Manicomics. Se non sarà esaurito in preordine, chi lo può dire? Io lo spero. Sì, Io spero che sia già esaurito in preordine. Abbiamo anche l'ordine. Grazie. Se non vi siete ancora iscritti alla newsletter, iscrivetevi alla newsletter, perché avete pure il 10% di sconto, che sono altri soldi che risparmiate. Ci sono i bundle di Gattai e di Clotos. Ci sono i bundle di Gattai e di Clotos. Perché potete prenderlo così? Così? O bundle? Non le due avventure, però il bundle Clotos e avventura e Gattai e avventura. Non c'è un mega bundle Clotos, Gattai, no, più avventure? Non ancora. E settimana prossima
ci sarà una puntata di Coriolis, ma la settimana dopo ancora, invece di una puntata di Coriolis, dato che noi saremo al play, appunto, ci sarà la puntata speciale che domani registriamo insieme a Morgan Gabe e giocheremo a Tales of the Broken Islands, che se avete giocato i primi Final Fantasy amerete alla follia. Quindi continuate ad ascoltarci, iscrivetevi anche al podcast se non l'avete già fatto, su Spotify, su Spreaker, che è dove mandiamo anche la diretta audio, quindi ci potete seguire anche in diretta. Se volete giocare con noi, iscrivetevi anche al Loot, che abbiamo quasi finito, mancano due puntate alla fine dell'arco e quindi poi si rinizierà la storia da zero, e quindi potete entrare senza dire ma mi sono perso un sacco di roba. No, non vi siete persi niente. Se non sapete cos'è Loot, è il gruppo di gioco organizzato che organizza Roberto. Si gioca a D&D quinta edizione. Sì, e stiamo giocando se a tutte le settimane. Esatto. Iscrivetevi anche, a Loot e venite a trovarci allo stand Manicomics e Alleanza Games al play di Modena. Il Claudio 1 e l'altro Claudio saranno lì tutti e tre i giorni. Io e Simone andiamo sabato. Sì. Faremo anche una puntata speciale di Fumble che registreremo mentre siamo lì in diretta dalla galleria del play, in cui racconteremo come è cambiato il nostro modo di giocare dopo aver iniziato a giocare in radio. Mm-hmm. Potrebbero esserci ricchi premi Cotillon e ospiti. Sai che ci pensavo l'altro giorno, prima ancora che ci dicessi che facevamo questa cosa, ci pensavo l'altro giorno e stavo pensando, cacchio, è cambiato tantissimo il mio. Vedi? Tac! Io lo Zeitgeist lo colgo sempre. Venite quindi al play e ricordatevi che i giochi di ruolo sono una cosa bellissima. Amiamo i giochi di ruolo. Noi tutti amiamo i giochi di ruolo e vi rendono persone migliori. E se almeno sicuramente a me. Esatto. Altrimenti adesso probabilmente sarei finito come zero. Il carcere. Ti piacerebbe? Eh? Ti piacerebbe fare il parkour? Se non ci avessi avuto 20 anni, probabilmente sarei fisicato. Mi sarei addestrato in un'unica cosa utile a parte i giochi di ruolo, che è uccidere. Certo. Come fai a rendere migliore il mondo? O giochi di ruolo o uccidi. E sei in carcere a fare in parkour. Carcere. Sì, però sarei parkour. Il più grande parkourista del carcere. Certo. Come a meno che le guardie non siano come quelle di Temes, e quindi probabilmente ero capo della polizia. Noi ci sentiamo settimana prossima con un'altra puntata. Buonanotte, Fumble notte. Fumble! Nomble! Funte! No. Che è mental notte. È mental.